Benvenuti alla sessione numero 15 di Delphi Live Italia. Io sono Andrea Magni, mi conoscete principalmente perché sono un consulente, uno sviluppatore e un formatore nell'area Delphi e non solo. Trovate i miei riferimenti come il mio sito web andreamagni.eu, dove poi trovate link a tanti altri social network. La piattaforma che ci ospita si chiama Lumicademy, è sviluppata in Delphi, sia la parte client che la parte server. Un buon esempio di successo per Delphi, è un prodotto giovane che ha diciamo, buone potenzialità e si pone, diciamo, con un approccio un po' innovativo, soprattutto per la didattica online. Ci ospitano gratuitamente, non possiamo che ringraziare. Lo speaker di oggi è Deborah Terrin, giornalista ed esperta di comunicazione e marketing, che ci parlerà di digital marketing. Un argomento sicuramente fondamentale per tante aziende che oggi si trovano a dover gestire magari argomenti e uno scenario di comunicazione e marketing molto dettato dal digitale e dove spesso le aziende si trovano in difficoltà a gestire argomenti nuovi, canali nuovi, metriche per misurare i risultati che non sono sempre facili da decifrare. Io stesso, nel mio piccolo, come libero professionista, mi trovo spesso a dover ragionare su come dovrei fare per sviluppare meglio il mio business online. Lascio la parola a Deborah, che sicuramente ci fornirà tante indicazioni utili. Grazie Andrea, intanto inizio a condividervi lo schermo. Vabbè, intanto vi ringrazio ancora come sempre di ospitarmi in questi webinar che sono molto interessanti per me. Io risento però la mia voce, ha un po' di eco, no? Sembrava. Ok, come ha detto Andrea, io lavoro, mi occupo di social media marketing e ho lavorato per tanti anni in campo editoriale come editora, dopodiché ho iniziato appunto a intraprendere un percorso abbastanza, come dire, in sintonia con quello precedente, perché mi sono specializzata in comunicazione digitale. Perché il mondo stava andando in quella direzione e perché comunque era un settore che mi interessava e che mi interessa ancora moltissimo per le dinamiche che muove. Oggi mi occupo di fare consulenza alle aziende. Cosa vuol dire? Vuol dire che aiuto le aziende non tanto a rifare il sito nuovo o a postare delle cose su Facebook. In questo webinar sottolineerò molto questa parte, cioè, mi occupo di progetti. Una persona che fa il mio mestiere, che si occupa di social media marketing, non costruisce un sito e basta, non costruisce una comunicazione su Facebook, costruisce un piano di comunicazione digitale che serve per far capire all'azienda dove si dovrebbe andare a posizionare in funzione di quelli che sono gli obiettivi. Quindi faccio consulenze singole alle aziende, professionisti, poi mi occupo di formazione sia in ambito accademico che in ambito, come dire, commerciale, quindi per aziende private. E come spesso mi piace dire, perché è una parte, come dire, molto gratificante del mio lavoro, ogni tanto come giornalista mi capita di andare in giro per il mondo, e quindi perché scrivo per diverse testate di turismo, e quella, diciamo, una parte in cui io mi focalizzo più sui contenuti. Allora, diciamo, cercando di... non va oggi. Ok. Allora, intanto volevo dirvi che non è semplicissimo costruire un webinar di 2 ore su che cos'è il digital marketing, nel senso che è complesso trattare un argomento del genere che ha veramente molti punti di ingresso e molti punti di attenzione da affrontare in un singolo webinar. Di solito voi vi troverete a frequentare corsi, webinar di approfondimento su singole tematiche, il pixel di Facebook, il business manager, il piano editoriale, Google Analytics. Ecco, questi sono per citarne alcuni, che sono molto diversi tra di loro. Ma in realtà sono esempi di come il digital marketing in quanto tale sia un universo molto complesso. Quando ci si approccia al digital marketing, la prima cosa che viene in mente alle persone è: ah sì, devo fare una sponsorizzata su Facebook. In realtà, come vedremo, ed è un po' l'obiettivo
e lo spirito con cui ho messo in piedi questo webinar, quando si fa digital marketing in modo serio, bisogna mettere a sistema tutta una serie di passi importanti, bisogna fare attenzione a quelli che sono gli obiettivi, ma soprattutto controllare tutti i propri, come dire, fronti verso l'esterno e anche tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Allora, in questa agenda, diciamo, noi avremo una prima parte in cui focalizzerò l'attenzione su quelli che secondo me sono i cinque principali macro errori che si tendono a fare quando si approccia al digital marketing. Poi passeremo a quanto sia importante avere un sito funzionale, ma entreremo anche in alcune questioni molto tecniche, perché vedremo che è essenziale avere un sito funzionale, ma vedremo cosa si intende per sito funzionale. Poi proveremo a capire insieme che difficoltà si ha molto spesso nello scegliere i canali su cui andare, quindi quando io faccio il mio sito e voglio approcciarmi all'esterno, ho di fronte veramente un sacco di canali e è molto importante capire quali scegliere, ma soprattutto, dopo che li ho scelti, capire che piano editoriale, che piano di digital marketing io devo mettere in piedi. Un piano che, come vedremo, avrà sempre una compenetrazione molto forte, non se ne può fare a meno, tra l'organico e le sponsorizzate a pagamento. L'ultima parte di questo webinar verterà invece molto sull'importante ROAS, che è praticamente il ritorno sull'investimento. È molto importante, diciamo, è forse la metrica più importante perché quando noi facciamo digital marketing, quello che serve alle aziende è fare qualcosa che porta qualcosa. Questa è la cosa più importante e lo vedremo durante la presentazione. Allora, iniziamo subito a vedere quali sono gli errori più comuni. Qua stiamo parlando di macro aree, chiaramente, di macro concetti. Allora, il primo sembra molto banale, in realtà è all'80% l'errore che si ritrova più frequentemente nelle strategie. Allora, non ci sono obiettivi tangibili, nel senso che non sono chiari gli obiettivi finali della nostra campagna. Allora, quando parliamo di obiettivi tangibili, bisogna pensare a una cosa molto importante. Si parla di obiettivi quando io faccio un sito, qual è il mio obiettivo, o meglio, che cosa voglio comunicare. Molto spesso i siti non hanno un obiettivo preciso, raccontano delle cose ma non c'è un filo logico. Si parla di obiettivi quando di obiettivi più generali quando si crea un piano di digital marketing e si parla di obiettivi singoli quando io vado a costruire delle sponsorizzate. Molto spesso non c'è un piano, quindi ci sono delle cose che vengono fatte ma non sono organiche tra di loro. La frase voglio vendere di più è molto, come dire, indicativa. Moltissimi ti rispondono il mio obiettivo è quello di vendere di più. È chiaro che non è un obiettivo perché è un obiettivo troppo, troppo grande. Se voi provate a sezionare quel voglio vendere di più, la prima cosa che vi dovrete chiedere è voglio vendere di più a nuovi clienti? O ai clienti che ho già acquisito. Ve lo dico perché, soprattutto sul digital marketing, quando si approccia la vendita o comunque il contatto con persone che già ci conoscono o con clienti che noi abbiamo già, è molto più redditizio, nel senso che ci costa molto meno rispetto che chiaramente approcciare clienti nuovi. Quindi ci sono, oltretutto ve lo dico perché ci sono un sacco di aziende che cercano semplicemente nuovi clienti, ma non usano il digital marketing per andare sui clienti che hanno già, che è diciamo la fetta più profittevole, più interessante, perché magari hanno visitato l'e-commerce ma non ci sono più tornati dopo 3 mesi, quindi quella nicchia lì non viene presa. Tutte queste cose si fanno con delle tecniche di pubblico personalizzato o lookalike su Facebook e quant'altro che possono intercettare un audience e un target di riferimento. Però tornando come dire, al concetto prioritario, se io faccio un piano di digital marketing, la prima cosa è segmentare quelli che sono gli obiettivi, cosa che vi ripeto spesso non si fa. L'altro errore grosso, tra l'altro questi errori fanno capo a dei macro temi che poi andremo chiaramente a dettagliare. Il secondo errore grossissimo che si fa è che non ci si fa cercare per quello che risolviamo, ma utilizziamo, mettiamo in piedi i siti e dei contenuti su cose che noi pensiamo che potrebbero interessare. Allora, cosa vuol dire? Dietro tutto questo c'è un lavoro grosso di SEO. Un lavoro di individuazione di keyword, di focus keyword, di keyword a coda lunga, interessanti per il nostro business.
Perché è importante? Perché molto spesso ci sono dei siti che, dove voi entrate e trovate informazioni, per esempio, su un prodotto specifico. Magari, come dire, in quella pagina è ottimizzata sul nome di quel prodotto. Ora, se io voglio intercettare delle persone nuove, è chiaro che non posso lavorare una pagina stressando il nome del prodotto, perché se la persona non conosce quel prodotto, non ci troverà mai. Quindi la cosa più banale al mondo non è ottimizzare una pagina per, che ne so, Volkswagen, vi faccio un esempio banale, ma ottimizzare una pagina per auto e poi mettete una serie di indicazioni tipo berlina, eccetera. Se io non conosco quella marca non ci posso arrivare. Arrivo se il mio sito parla del problema che risolve la persona. Questo è molto importante perché sennò voi vi troverete ad avere un sito che non vi porta traffico, il traffico è scarso e soprattutto vi renderete conto che non è ben profilato perché arrivano persone ma non sono in linea con quel servizio che offrite. È chiaro che noi faremo tanti distinguo diversi durante questo webinar perché io non posso pensare quando approccio un'azienda, non dico a tutti, ah, tu devi fare un sito e devi assolutamente mettere in piedi anche a pagamento un'attività di SEO sostenuta. Non dico a tutti, ah, tu devi andare su Facebook e fare delle sponsorizzate. Tutti questi pezzi che noi vedremo vanno composti in piano digital marketing. Vi faccio un esempio molto semplice. Un po' di tempo fa mi è arrivata la richiesta da parte di un cliente di capire, ma poi lui mi ha chiesto questo, è diventato poi un mio cliente, ma all'inizio era soltanto una richiesta di preventivo, mi ha esposto il suo problema, mi ha detto io faccio questa cosa molto particolare, secondo te come potrei fare a farmi cercare maggiormente? Lì cosa abbiamo fatto? Non è stato andiamo subito sulla SEO perché da lì ti entra tutto il traffico, perché facendo un'analisi molto basic mi sono accorta che diciamo, il loro prodotto o quello che andava a risolvere il loro prodotto non veniva cercato da così tante persone. Quindi è chiaro che io non ho potuto a questa persona mettere in questo piano di marketing, non ho consigliato un'attività di SEO anche consistente, che comunque erano dei costi. Perché? Perché sapevo già a monte che era inutile. La cosa buffa è che questa persona mi ha detto che contestualmente gli era arrivata anche un'altra, come dire, proposta di preventiva. Quella proposta di preventiva aveva dentro tutto invece di attività di digital marketing, tutta tarata sulla SEO. Questo cosa vuol dire? E torniamo un po' a quello che diceva Andrea all'inizio, che le aziende a volte purtroppo non hanno conoscenze, si devono fidare. E chi fa il nostro mestiere a volte non fa un'analisi reale dell'azienda, ma mette in piedi delle cose tanto per fare mucchio. E per quello che vi dico è importante capire queste cose perché vi servono per non farvi, come dire, per non dover assorbire, non dover subire piani di digital marketing che non sono rispondenti a quelli che sono i vostri bisogni. Per fare un lavoro di SEO molto importante e efficace. Dopo vedremo, ci sono dei tool, ci sono dei concetti di base da tenere presente, però è chiaro che è un lavoro grosso da fare sul proprio sito. Il terzo errore macro è che, e questo si fa, direi molto molto spesso, forse uno dei maggiori, è quello che non si spende assolutamente bene il budget che si ha a disposizione. Nelle aziende, diciamo, per tutta la parte di promozione digitale, uno ha X, che possono essere 1000 euro, 2000 euro, 500 euro, 10.000, lasciando perdere, come dire, la cubatura. Uno ha questa X, questo importo. Lì deve essere essenziale che un consulente ti dica dove è meglio che tu spenda quei soldi. Li devi mettere tutti su un sito? Molto spesso io purtroppo ho intercettato aziende che hanno speso veramente tanti soldi per fare siti molto molto belli, che poi però cosa succedeva? Che intanto erano belli da vedere ma non erano funzionali, un aspetto che poi invece andremo a fondo e per funzionale intendo non soltanto una user experience rivolta all'utente ma anche un gradimento nei motori di ricerca e una possibilità di essere, come dire, promossi nelle SERP di ricerca. Ma poi un'altra cosa importante è che magari questo sito era funzionale, ok, era anche bello, però non c'erano più i soldini, come dico io, per fare delle attività di promozione.
Questo è chiaramente un peccato, perché è come se io faccio un bellissimo quadro, lo metto in casa, vorrei che lo vedessero tutti quanti, ma non ho soldi per fare una mostra, per fare un vernissage, per fare un evento, per comunicarlo alle altre persone. Poi, il quarto errore macroscopico che purtroppo si vede, e soprattutto, guardate, vi posso assicurare che si vede anche nei feed dei brand belli grossi. Quindi non è che le grandi aziende hanno sempre dei piani digital marketing fantastici perché sono pensati da super agenzie. No, dietro ogni piano digital marketing ci sono dei soldi per realizzarlo, ma delle teste che lo pensano. E molto spesso questi piani editoriali sono egocentrici. Che cosa vuol dire? Vuol dire intanto che ammorbano letteralmente l'utente finale con le cose dell'azienda, quindi oltre a offerte, sconti e promozioni, parlano soltanto di loro. Allora, citavo, lo facevo anche la settimana scorsa, l'esempio: se io voglio, conosco per la prima volta una persona, è chiaro che non entro in empatia con lui se continua a raccontarsi. La prima cosa che gli dico è quanto sono bravo, quanto sono bello, compra da me, io sono intelligente. Cioè, lo annoio, cioè, lo capite bene anche voi. La prima cosa da fare invece è entrare in empatia con questa persona, cercare di raccontargli quello che a lui potrebbe interessare. E quindi il percorso, quello che nel marketing si chiama diciamo il ponte di collegamento, il bridge marketing, ecco, questo è un percorso molto lungo di avvicinamento. Noi non possiamo pensare di intercettare una persona, di fargli scaricare delle cose, di farci dare la sua mail, addirittura di fargli comprare delle cose in pochi passaggi. È un percorso molto lungo, però se, come dire, strutturato bene, porta anche dei buoni frutti. L'ultima e chiaramente la più grave di tutte è questo: non mi misuro i risultati. Perché è la più grave? Perché io presuppongo che quando faccio un piano digital marketing, sia organico che paid, ho speso anche dei soldi. E guardate, non si tratta solo di soldi intesi come sponsorizzate. Io ho speso 100 euro, 50 euro o 3.000 euro su una pubblicità di Facebook. Si tratta anche di quanti soldi spendo nel fare i contenuti. Che questi contenuti le faccia la persona che lavora per voi, o lo stagista che lavora per voi, o vostra sorella, vostra nonna, qualsiasi persona vi contornate, vi state comunque utilizzando parte del suo tempo. Quindi la cosa principale è che state consumando delle energie. Se poi quelle energie fate anche dei bei contenuti, ma non misurate quelli che sono i riscontri, è tutto il lavoro che avete buttato. Ecco perché è importante misurare i risultati. In primo luogo perché state facendo un lavoro, lo fate voi internamente con un sacco di sacrifici, ancora peggio, perché vi siete, come dire, tolti da altri lavori importanti per fare questo, e io che lo faccio di mestiere vi posso assicurare che produrre contenuti è molto faticoso e porta via tempo. In più, se non misurate i risultati è un peccato. Misurare i risultati lo vedremo, la parte finale del webinar, è essenziale capire quali risultati misurare in funzione degli obiettivi. Torniamo al discorso che ci faceva prima. Ci sono, diciamo, delle metriche che sono considerate, sono delle vanity metrics, perché non portano nulla in realtà. Quindi io ho un post che ha 3.000 like, ma non ha convertito niente. Quindi imparare a capire quali sono le metriche importanti in funzione degli obiettivi è quello che comincia a mettere a sistema un piano di digital marketing che funziona. Per fare tutte queste cose ci vogliono come dire, dei tool, degli strumenti, a cui uno dovrebbe dedicare della formazione one to one su singoli elementi. Google Analytics è un pozzo, una miniera di informazioni, però non basta, come dire, implementare Google Analytics sul sito e leggere gli andamenti del traffico, e anche qui le aziende quando arrivano a dirmi: no, però io ho visto almeno le caratteristiche demografiche e so quanti utenti arrivano sul mio sito, già è una conquista. Il problema è che molto spesso non ci sono le conversioni tracciate. Vi faccio un altro esempio, su una cosa molto interessante da scoprire: è che cosa gli utenti cercano sul vostro sito.
Voi lì avete una miniera di informazioni. Farlo è abbastanza semplice. Intanto basta abilitare diciamo, lo strumento di ricerca nel vostro sito. Se montate WordPress, comunque in generale è facile, come dire, è molto semplice tirarlo fuori. E poi bisogna però implementare un codice in Google Analytics che in automatico da quel momento in poi vi restituirà tutte le chiavi di ricerca che le persone hanno usato per entrare sul vostro sito. E allora che cosa succede? Che per esempio voi vi occupate di programmazione Delphi, scusate se faccio esempi un po' banali e non specifici, però non è come dire, un argomento molto tecnico per me. Però magari vi accorgete che il termine di ricerca, un sacco di persone sono entrate sul vostro sito e hanno, per esempio, cercato, che ne so, Pascal, inteso come linguaggio di programmazione. Allora lì uno può dire, ma caspita però, che le persone che hanno raggiunto il mio sito hanno poi cercato questa cosa. Perché? E allora nascono tutta una serie di informazioni. Google Analytics è essenziale per tracciare le conversioni da un e-commerce, quindi se avete l'e-commerce e poi non avete, come dire, innestato le conversioni da Google Analytics, poco ve ne fate. Google Analytics è fondamentale per tracciare anche gli eventi. Vi faccio un esempio, un po' di tempo fa ho attivato una campagna per un cliente, questo cliente aveva un click su una prenotazione, diciamo che per prenotare questo servizio si cliccava e poi andava su uno strumento esterno che io non potevo mappare e quindi la mia preoccupazione era quella, legare come dire, intanto quanto traffico arrivava dalla campagna di advertising di Facebook nello specifico, quanto ne arrivava su quella pagina, questa landing page fatta apposta e quanti cliccavano proprio su quel bottone per la prenotazione. Per fare queste cose ci sono plugin, ci sono strumenti e ovviamente poi tutto sono delle cose che vanno tracciate, vanno implementate in Google Analytics, che ci restituisce proprio questo albero di Natale di informazioni. Se io faccio dell'advertising su Facebook, non posso non aver installato il pixel di Facebook, scusate, sul sito, perché non posso andare poi a prendere tutti i pubblici personalizzati o fare del remarketing serio. Se io faccio della pubblicità su LinkedIn è un peccato grave, mortale, direi, non aver implementato l'inside tag sempre sul sito. Perché? Perché sono tutti strumenti proprietari di queste piattaforme che ci dicono tutta una serie di cose sulle persone che ci vengono a trovare, come se appiccicassero come dire, un cartello dietro alla schiena e ci dicono tutta una serie di informazioni che noi tracciamo e che utilizziamo per fare pubblicità sempre più mirate e profilate. Allora, andiamo sul cuore. Io ve lo dico per esperienza, tutte le volte che mi chiedono di fare un'analisi e un preventivo di massima al cliente, è difficile che non dica, anzi non lo faccio mai, di solito dico sempre, ok, le faccio un preventivo di digital, un progetto di digital marketing, però attenzione perché guardi che io comunque guardo il sito e gli strumenti che lei ha a disposizione, perché sarebbe veramente molto stupido pensare di far partire delle campagne di advertising, una comunicazione sui social se il sito che ho alle spalle non è funzionale. Allora, adesso entriamo in concetti che magari conoscete, alcuni sì, alcuni meno, però vorrei come dire, cercare di sottolineare veramente tanto l'importanza di tutte queste cose che noi diciamo. Allora, intanto un sito è funzionale, cioè per essere funzionale c'è una SEO, che ormai è un termine che, come dire, è abusato perché lo usano tutti e a volte anche un po' a sproposito, nel senso che io ho visto gente dirmi, ah sì, faccio la SEO sui testi, poi guardo gli strumenti che utilizzano e magari è perché hanno installato i plugin di Yoast in WordPress. Allora, quella non è una SEO, quello non è fare SEO sui testi, quello è montare uno strumento che ci permette di fare un check, per carità va benissimo, un piccolo check minimo su se la nostra pagina potrebbe andare bene per Google nelle cose minime, il titolo SEO, le meta description. Quello non è una SEO robusta, ve lo dico perché progetti di SEO robusti costano anche molto, ma presuppongono tutta una serie di cose e dopo lo vediamo. Però questa è la SEO on page, cioè che si fa in pagina letteralmente, nelle singole pagine del sito.
Poi però c'è una cosa che molti dimenticano, fanno finta di dimenticare anche i più grossi esperti di SEO, che c'è in realtà una SEO on site che è ancora molto più importante, nel senso che su Google ti posizioni bene per i contenuti, ma soprattutto se hai un sito che performa bene. E non è perché è graficamente accattivante, perché quello che ce l'ha l'utente deve avere un hosting che performa bene, quindi che risponde velocemente. Quindi deve tenere, non deve cadere, non deve andare giù, deve essere veloce e la velocità di un sito è essenziale e ve la racconto in questo piccolo aneddoto. Un po' di tempo fa ho preso in carico il lavoro di un cliente che però non poteva rifare il sito. Oltretutto era un sito lento perché era su una piattaforma esterna, un hosting particolarmente non molto buono. In quel punto mi sono resa conto che facendo partire le Facebook Ads, io li portavo l'utente su una pagina esterna, una landing page che appoggiava sul sito, dove però mediamente passavano 4 secondi per il caricamento. Vi posso assicurare che quei 4, anche 5 secondi penalizzavano tantissimo la performance della pubblicità in quanto tale, perché una persona che è su Facebook clicca quando va bene, clicca la sponsorizzata, non vuole poi attendere che si carichi una pagina, vuole vedere subito. Quindi in quel caso ci siamo accorti che la performance era veramente non era molto buona e abbiamo stabilito, ho praticamente migrato il progetto in una cosa completamente diversa, che era la creazione di una landing page interna a Facebook per abbattere, come dire, il tempo di caricamento. Quindi tutte queste analisi però sono fondamentali. Se io non le so tracciare, non lo so capire, cosa succede? Che io faccio partire una campagna su Facebook e poi dico, caspita, non è andata bene perché magari non è piaciuta la grafica. No, ci possono essere tantissimi motivi. E poi ci sono anche un discorso di testa, lì da fare. Però la velocità di un sito è essenziale soprattutto nella vendita di beni di consumo veloci che hanno, come dire, un potere decisionale molto, molto basso, per cui io faccio un click e magari compro anche. In quel caso la velocità del sito e del caricamento di questa landing page di atterraggio che finalizza quindi diciamo, la vendita deve essere molto veloce. Però attenzione, non soltanto per le operazioni di vendita. In generale, noi dobbiamo sempre pensare che la soglia di attenzione sul web, soprattutto poi da mobile addirittura, è molto molto bassa. Parliamo veramente dai 3, 4, 5 secondi e forse 5 sono anche tanti. Cioè, molto spesso si dice ridendo la soglia di attenzione del pesce rosso. Perché le persone, se non capiscono subito dove stanno andando, non trovano subito l'informazione, cambiano strada. Quindi è veramente importante la comunicazione chiara, ma la velocità del vostro sito. La struttura del sito è importante. La struttura del sito, una struttura ottimale, è una struttura che si chiama a silos, ovvero, poi ci sono anche molti altri modi come dire, di chiamarla. Comunque, la cosa essenziale è che io non devo avere un caos nel sito, io devo avere delle pagine di primo livello e delle pagine di secondo livello, come un'architettura. È molto funzionale, c'è una home, in questa home c'è un menu dove ci devono essere agganciate le pagine più importanti, quindi chi siete voi, i vostri servizi, come contattarvi, se avete un blog, se avete un prodotto dedicato a cui voler dare un'informazione, un focus particolare. Non posso avere, come dire, se poi ho una pagina di servizi, ho dei sottomenu, non posso avere tutti quei sottomenu a livello del primo menu, perché create confusione al potenziale utente, che fa fatica a ritrovarvi a navigare nel vostro sito, ma attenzione perché create confusione anche a Google, che è una cosa a cui prestare molta attenzione. Dovete, vabbè, qua lo dico, ormai lo sappiamo tutti, i siti sono tutti responsive, perché tutti, almeno non dico tutti, poi ce ne sono alcuni che purtroppo non lo sono ancora, devono essere ottimizzati per mobile, però attenzione. Devono essere ottimizzati. L'anno scorso Google è uscito col mobile first. Il concetto è questo: addirittura indici posiziona, scusate, meglio e prima i siti che si vedono e che sono più usabili da mobile che da desktop. Il cambio di passo è fondamentale, nel senso che è chiaro che Google ci sta dicendo a me piacciono più quando sono più curati da mobile. Quindi
Nella progettazione dovete fare molta attenzione, ci sono, io stessa devo ammettere che a seconda della tipologia di progetto che metto in piedi, con il grafico e con chi cura la parte di user experience, a seconda della tipologia di progetto parto e di servizio parto più da mobile che da desktop, perché ci sono cose che da mobile si devono vedere in un modo e cose che da desktop si devono vedere in un altro. Quindi, questo saper dialogare tra questi due strumenti è fondamentale. Usate il tag canonical, per esempio, io qua ve l'ho citato come esempio di cose tra le tante a cui fare attenzione. Se avete un e-commerce o avete per esempio un sito che in automatico con la funzione cerca produce delle pagine che sono sempre uguali, ma che hanno dei contenuti, come dire, la struttura è sempre uguale, ma che hanno dei contenuti incrociati. Dovete fare attenzione perché Google le deve recepire non come tante pagine differenti, sono pagine canoniche, quindi ci sono quelle prioritarie e quelle che vengono, come dire, generate in automatico attraverso un filtro di cerca. Questo è molto importante soprattutto per chi ha l'e-commerce. Usate, e questa è una richiesta proprio spassionata, la Search Console. Molte persone usano Google Analytics, ti dicono che fanno le ricerche, eccetera, poi non usano invece la Search Console, che è sempre uno strumento gratuito di Google e che vi consente di sapere lo stato di salute del vostro sito in ogni momento, la velocità di caricamento, le pagine che non funzionano, quelle viste. Tutta una serie, come si vede il sito da mobile, quanto piace a Google da mobile, quindi tutte queste cose sono strumenti gratuiti che potete integrare quando fate un sito o lo fate fare a qualcuno, perché questa è la cosa importante. Io ho clienti che sono ereditati da altri che li hanno seguiti e dicevo, ma Analytics? Non lo so, ma Search Console? Boh, chi lo sa? Allora fatele queste domande. Quando vi fanno un sito, vi propongono la realizzazione di un sito, ci devono essere dentro anche tutte queste cose, perché sono importanti. Allora, veniamo invece alla SEO home page, che è come costruisco le pagine per farle, come dire, digerire meglio a Google e farmi trovare. Perché è importante in una strategia di digital marketing? Anche questo è digital marketing. Se io penso che il mio progetto sta in piedi perché avrò un sacco di traffico, perché i contenuti che faccio io sono particolarmente importanti, io potrei decidere di spendere dei soldi, quindi il mio piano di digital marketing può prevedere una parte di soldi spesi in una SEO fatta bene. Allora, intanto chiarisco una cosa fondamentale, l'indicizzazione è diversa dal posizionamento. Io ho visto preventivi uscire dalle mani di social media manager che ti dicevano che il sito veniva indicizzato e ci mancherebbe altro, dico io. L'indicizzazione non la facciamo noi che costruiamo il sito, la fa, come dire, Google, nel senso che va fatta una site mappa e viene indicizzato. L'indicizzazione sono tutte le pagine del sito che sono state catalogate da Google, cioè che sono state viste e recepite nel database di Google. È una cosa molto differente dal posizionamento. Il posizionamento voi lo pagate facendo SEO, facendo una serie di cose. L'indicizzazione, fate una sitemap quando avete finito il sito, la caricate da Search Console e il sito, o se avete installato Yoast, per esempio, la fa in automatico, voi siete indicizzati. Per sapere quante pagine, ad esempio, sono indicizzate del nostro sito su Google, si fa molto in fretta. Si va per esempio sulla, lo faccio vedere subito perché è una cosa semplicissima, sono quei comandi che si utilizzano proprio per, ci sono anche un'altra serie di comandi, però questo è proprio basic. Se io faccio site, scusate, due punti, per esempio questo che ho controllato l'altro giorno. Lui vi dice che ci sono quattro risultati, cioè con questo comando che site due punti, il dominio delle che volete controllare, voi avrete praticamente la misura di quante pagine Google ha indicizzato, cioè ha messo nel suo, ha incamerato nel suo database. Questo
questo può essere utile perché magari avete un sito molto grosso e dite, ma chissà, Google quante ne ha prese, poi vi potrete accorgere se magari c'è qualche problema di avete scoraggiato il motore di ricerca oppure avete delle risorse bloccate per qualche motivo, quindi è abbastanza interessante guardare tutti questi punti perché vi danno la misura di quanto viene indicizzato il vostro sito. Il posizionamento è un'altra cosa, il posizionamento si basa su due concetti, la query e la keyword. Google nel posizionamento cosa succede, cosa dice? Allora, la query è la richiesta che l'utente fa. Io vado su Google e scrivo auto da corsa. Google cosa fa? Restituisce tutta una serie di risultati nella SERP che ha posizionato premiando alcuni contenuti perché rispondono bene alla query che viene fatta dall'utente. Quindi il concetto di fondo della SEO è molto semplice. Io vengo premiato se rispondo con dei buoni contenuti alla richiesta dell'utente. Ora, il concetto è molto semplice, poi però la concorrenza è agguerrita, il database di Google è infinito e soprattutto è in divenire. Quindi anche qui, quando vi dicono, e questo l'ho sentito dire tante volte, sì, facciamo insieme questa cosa, ti facciamo un progetto di SEO e tu il tuo posizionamento è garantito per i prossimi mesi. Purtroppo anche questo non corrisponde a verità, perché è evidente che se Google è, come dire, intanto è una struttura che io non posso controllare perché non sono io il signore che comanda Google, e il database è sterminato e soprattutto ogni giorno nascono dei contenuti nuovi, è un po' difficile che io con dei contenuti posizionati una volta e controllati una volta a livello di SEO sia strasicuro di essere in prima posizione o nelle prime posizioni per i prossimi mesi. Capite bene che non è un atteggiamento, come dire, corretto e non è neanche giusto. In più ci sono da considerare anche le pubblicità a pagamento, perché anche su Google voi avrete nella parte altra gli annunci che possono essere posizionati, gli annunci di ricerca che possono essere posizionati sopra e sotto. Vi posso assicurare però che anche lì tendenzialmente, a meno che non andiamo su keyword che ci costano, come dire, con le quali noi vogliamo fare una cosa, adesso vedremo cosa vuol dire quando dico così. Tendenzialmente le persone sono più propense a cliccare risultati organici e non quelli a pagamento. Quindi anche lì io faccio come dire, un piano digital marketing che prevede una SEO organica, cioè un'attività di SEO sui contenuti, che mi porta a scalare in modo organico, senza pagare, ma in virtù della qualità dei miei contenuti, le prime posizioni della prima pagina di Google. Se voi siete già in seconda pagina, vi posso assicurare che non serve a nulla, quindi la partita si gioca lì, nella prima pagina di Google. Dopodiché posso anche dire, benissimo, io potrei voler spendere dei soldi per addirittura aggredire una particolare keyword o delle keyword, perché voglio che quando un utente clicca chiavi personalizzate, vengo fuori io con il mio prodotto. Perfetto. In quel caso anche lì bisogna fare sensatamente un'analisi ponderata. Ci sono keyword che sono molto competitive, costano molto, ma non sono neanche così tanto cercate. Quindi è sempre un'analisi a tutto tondo. Che cosa cercano gli utenti? Quanto costa prendere quella parola chiave? Quanto mi costa fare della SEO organica o farla a pagamento? Da tutte queste cose io capisco se è la strada che voglio intraprendere o ne devo seguire un'altra. Quindi non c'è, e lo vedremo durante tutto il webinar, non c'è una soluzione giusta per tutti. Cioè non è possibile che a me non è mai capitato di dire un'azienda fai così perché l'ha fatto anche l'altro. Non funziona e vi posso assicurare che purtroppo, anche se prendete un vostro competitor con storie differenti, contenuti differenti e anche budget differente, non sempre avrete gli stessi risultati. Allora, un focus particolare lo facciamo sulle query, che non sono tutte uguali. È molto importante perché spostano proprio il traffico. Ci sono query navigazionali, query informative e transazionali. Sono tre tipologie. Poi, se voi fate dei corsi online approfondite, troverete anche molte altre segmentazioni, però tendenzialmente i macrogruppi sono questi. Poi
Una query navigazionale, una query molto semplice, dove io probabilmente sto cercando, tra parentesi vi ho lasciato proprio l'intento, sto cercando una cosa secca, un brand, cioè voglio andare da qualche parte, vedere una cosa specifica. Se io scrivo scarpe Nike, è evidente che voglio andare sul sito della Nike, è molto secca. E quindi introduciamo anche il concetto che è anche poco profittevole, perché se io vado a prendere quella nicchia lì, non è che me ne freghi più di tanto. Poi ci sono le query informative, dove l'utente sta cercando delle informazioni, dei contenuti informativi, come fare una determinata cosa, dove poter trovare determinate cose. E quelle sono molto interessanti perché, come dire, lì andate a posizionare se fate dei contenuti fatti bene, potete andare a intercettare molto traffico. Molto traffico di persone che stanno cercando informazioni su una cosa e che forse potrebbero aver bisogno di acquistare una cosa vicino a quell'informazione. Faccio un esempio. Se io ho, per esempio, facciamo degli esempi proprio banali, se io curo l'e-commerce vendendo delle scarpe o delle borse o facciamo un esempio un pochino più, o dei palloni da calcio. È probabile che la prima cosa che io debba fare non è quella di andare a analizzare dove acquistare i palloni da calcio, ma tutta una serie di contenuti che ruotano intorno alla sfera informativa, cioè come per esempio trattare un pallone da calcio perché non si sgonfi, perché rimanga nel tempo, oppure come si distingue un pallone da calcio migliore rispetto a un altro che invece. Tutti questi contenuti sono altamente informativi. Voi vi portate a casa, se vi posizionate bene, una serie di persone che sono interessate diciamo, alla palla da calcio. Probabilmente quando dovranno acquistare una nuova palla si ricorderanno che voi avete, come dire, avete profuso un sacco di risorse nel costruire contenuti di qualità su quella cosa e dedurrà la cosa più semplice, che probabilmente ne sapete qualcosa, molto di più di un altro che fa palle da calcio. Voi vedete che però in tutto questo c'è una cosa fondamentale che è il tempo, cioè l'aggancio che io faccio con contenuti di questo tipo è molto lungo, quindi io contenuti informativi non a basso costo, dove non spendo in advertising, ma spendo comunque in tempo nel farli, ma ho un ritorno più lungo, perché è chiaro che, come dire, devo creare una fidelizzazione e devo aspettare che questa persona abbia bisogno di un pallone da calcio. Poi ci sono quelle transazionali, dove in realtà io voglio fare una cosa molto secca, io voglio un oggetto. Oppure voglio scaricare per esempio un'app, fare il download di una cosa. Anche quelli sono, come dire, queste sono in particolare molto profittevoli perché chiaro, sono quelle dove io se vado in advertising con le Google Ads spendo molto di più perché vado a presidiare delle parole chiave che presuppongono un'azione diretta dell'utente, quindi un acquisto, un qualcosa di immediato. Allora, tutte queste belle cose che vi ho raccontato hanno dietro chiaramente degli strumenti, nel senso che quando si fa un piano di SEO, sia per capire quali keyword privilegiare per fare delle Google Ads, per esempio, domani io voglio capire quanto mi costa posizionarmi per la parola auto elettriche usate, per esempio. Non so se sia una chiave intelligente perché elettriche sono quasi tutte, però vabbè, auto elettriche usate. Allora, se io vado, devo anche capire quanto mi costerà. Ci sono dei tool che danno, come dire, dei parametri per capire quanto ci può costare il CPC, cioè il costo a click, e quindi quanto io dovrei mettere a budget per pensare di avere una strategia che sia, come dire, che punti a intercettare diciamo, il traffico di ricerca. Oppure ci sono degli strumenti che ci dicono moltissimo in generale sulle keyword per costruire una strategia SEO. Cioè, io domani devo fare un articolo che parla di un programma particolare per compattare i video e diminuire notevolmente i tempi di compressione. Ci sono strumenti che mi potranno dire se io ottimizzo quella pagina per
software compressione, per esempio, se quella chiave di ricerca, che non è neanche a coda lunga, ma comunque sono due parole, è profittevole o no, cioè quante persone hanno cercato software di compressione? Ve lo dico perché molto spesso uno degli errori drammatici che io vedo fare è persone che si mettono a costruire contenuti, ma non sanno neanche perché li stanno facendo, o meglio, costruiscono dei contenuti perché pensano che sia interessante per loro, ma non si prendono la briga di capire se c'è qualcuno che li cerca quei contenuti. Se nessuno li cerca, voi li potrete fare per il vostro gusto, ma da quello non vi entrerà niente perché non avete traffico. Io ho messo qui un po' di tool utili che sono gratuiti, a parte questo, le Google Keyword Planner, cioè è gratuito anche quello nella misura in cui fate un account di Google e scusate, un account per una Google Ads, voi entrate in quel sistema, se anche non fate portiere la sponsorizzata, diciamo, le Google Ads, potete utilizzare diciamo, quel sistema che vi dà molte informazioni sulle keyword di ricerca, sul traffico e sul CPC. Però ce ne sono, scusate, alcune molto semplici, che sono questi, le correlate di Google. Allora, quando voi volete capire realmente se state costruendo un contenuto, se qualcuno quel contenuto se lo può guardare, quanto è interessato diciamo, a una parola piuttosto che a un concetto, una cosa molto semplice è guardare le correlate di Google, cioè quando scrivete dentro Google, esattamente così. Ve lo faccio vedere, sembrerà semplice, poi io mi accorgo sempre che molte persone non lo fanno neanche. Se io cerco, palla di carta, palla a volo, palladio, palla canestro, palla vicini, palla a mano, le trovate anche sotto, adesso qua non siamo andati a palla di carta, trovate anche sotto, cioè. In generale, Google, anche in 2 secondi, a parte tutta una serie di tool che potete, come dire, di estensioni di Chrome che potete usare, fare, ce ne sono veramente parecchie e anche molto sofisticate, ma senza andare molto in là, anche solo analizzare Google ci fa capire che cosa cercano le persone. Poi ci sono dei tool più interessanti, Uber Suggest è molto interessante, dà veramente moltissime metriche, voi mettete dentro delle parole a coda lunga oppure una singola parola e vi dice il CPC massimo, il volume di traffico, la stagionalità, quanto viene cercato, e anche Google Trend, sono gratuiti e molto interessanti. In entrambi i casi, anche Uber Suggest potete, come dire, se vi loggate con la Google Mail vi dà delle altre cose in più e poi come sempre se, come dire, acquistate un pacchetto e quindi vi abbonate vi fa fare delle altre cose, però per delle cose proprio di analisi di parole chiave questi strumenti sono gratuiti e servono moltissimo. Allora, io spero di avervi dato una panoramica abbastanza così, un po' generale a spunti più che altro che era quello che volevo darvi sulle cose da tenere presenti quando fate un sito, perché poi le vostre attività di digital marketing, che adesso vedremo, sempre lì ricadono. E, ecco, una cosa fondamentale, no, non l'ho inserita, però è molto importante. È chiaro che quando fate un sito dovete già pensare che probabilmente quel sito avrà bisogno di una landing page, di atterraggio, una landing page particolare a seconda delle cose che vorrete sponsorizzare o vorrete pubblicizzare, mi spiego. È fondamentale. Molte campagne su Facebook, su Instagram, ma anche sulle Google Ads, adesso vedremo un po' di esempi. Tutte queste cose io le posso far partire, poi mi accorgo che non funzionano. Molto spesso non funzionano perché atterrano su una pagina che non converte. Perché? Perché non è costruita nelle logiche per far fare un'azione all'utente. Le landing page sono molto sciocche in realtà, nel senso che hanno tutti degli strumenti e dei percorsi e dei passaggi di avvicinamento all'utente molto standardizzati. Quindi ho sempre praticamente in testa una suggestione, un video, una foto che mi fa capire subito, visto che arrivo da una sponsorizzata, mi dà subito il peso della cosa che voglio acquistare, di quello che voglio che la persona faccia. Poi ho una call to action, poi di solito ci sono delle recensioni, perché le recensioni aiutano le persone a sentirsi più tranquille, più sicure, quindi.
lo convincono che il prodotto, il posto dove è capitato, probabilmente fa il caso suo. Poi magari ci sono delle offerte e poi sotto c'è un recall aggiuntivo, quindi una call to action ancora più forte che dice praticamente sei scemo, se ancora non l'hai fatto, compra questa cosa. Quindi più sofisticato o meno, più belle graficamente o meno, devono avere questi meccanismi molto semplici. Sono semplici perché la mente umana su queste cose è molto semplice. Io arrivo in un posto e voglio cominciare ad avere un percorso di avvicinamento che mi faccia fare quell'azione. Quell'azione, è ben inteso, e qua lo sottolineo, non è sempre solo una vendita. L'azione è quello che la conversione è quello che decidete che per voi è importante. Se voi volete acquisire dei contatti, quella è la vostra conversione. Se voi volete acquisire dei semplici nominativi per la vostra newsletter, questa è la vostra conversione. Se io mi fate una pubblicità che mi dite scarica questa cosa, il regalo e basta che ti scrivo la newsletter. Se poi io clicco, aspetto 6 secondi, già mi sono stancata e quindi cambio pagina, quindi non finalizzo neanche, non arrivo neanche a vedere la vostra pagina. Però mettiamo invece che 3 secondi viene caricata, io ci arrivo, quindi ci rimango. E comincio a vedere delle cose che non sono semplici, quindi magari non vedo subito il bottone dove devo scaricare, non capisco chi siete, perché magari la user experience di quella pagina non mi convince molto, perché i colori non sono quelli che ricordavo dalla sponsorizzata, per esempio. Mi sembra di essere in un luogo completamente diverso, non vedo subito il vostro logo, non trovo subito il tasto, non mi trovo più quel discorso gratuito. Sono tutte cose che le persone ci mettono un secondo a decidere che non ha proprio senso e non hanno voglia di regalare la loro fiducia a voi e quindi decidono che non vi daranno la conversione. È molto importante quindi capire che in un discorso di digital marketing tutto serve perché venga la conversione, che è quello che noi inseguiamo tutti quanti, venga finalizzata correttamente. Tutto ha un peso. Nelle Google Ads, intanto per esempio, molti non sanno che non basta pagare per essere i primi di quella lista di annunci che vengono fuori, no, ahimè. Paghi, vai in asta con altre persone e perché tu arrivi a essere primo di un altro non è soltanto perché tu hai dato, come dire, un costo superiore agli altri, anche se poi potresti trovarti a pagare anche di meno, perché è un concetto quello delle aste di Google molto complesso. Il problema è che incide sulla vostra, come dire, sul fatto di essere mostrati come prima anche a pagamento, una qualità dell'esperienza. Ricordate sempre che per tutte le piattaforme di advertising, questo è uno dei punti fondamentali, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Ads, l'essenziale è oggettivamente che l'esperienza dell'utente sia la migliore. Se la piattaforma si accorge che voi state erogando un servizio e state centrando un target che non è il vostro, state dando un servizio che non è corretto, vi state portando su una pagina che non è ottimizzata, quindi non c'è una buona user experience, il vostro punteggio di qualità, perché si tratta proprio di punteggio di qualità, scende drasticamente. Su Google il punteggio di qualità è una metrica molto importante per stimare quanto voi pagate per quella pubblicità. Quindi il concetto di fondo è che io, se lavoro bene, faccio dei contenuti buoni, faccio una landing page che funziona e vado a intercettare il pubblico giusto, io mi trovo a pagare molto meno. Quindi sono queste le cose che dovete tenere a mente. Molto spesso la gente ti dice, vabbè, devo pagare per fare la landing page. Sì, pagherai perché la fai una volta, poi dopo a seconda del servizio la puoi anche duplicare, cambi il bottone, però hai l'impostazione. Però pensa quanti soldi vai a risparmiare se hai una landing page di atterraggio, una landing page, scusate, che converte, che per Google ha una buona user experience. Il vostro quality score si alza e voi spenderete molto meno. Io non so se avete domande su questa prima parte. Nessuno? C'è una domanda, mi chiedevano se poi le slide saranno disponibili. Il Assolutamente sì. molto probabilmente avremo un replay, visto che la sessione sta registrando. Sì. Io ovviamente mentre che tu parlavi ho provato quasi tutti gli strumenti che hai indicato per quel che riguarda me.
Ecco, ce n'è da fare anche per quel che riguarda me. Oggi era veramente difficile farvi vedere degli strumenti durante una sezione che parla degli obiettivi generali di come fare un piano digital marketing. Quindi l'idea era quella di toccare tanti punti e darvi delle suggestioni con dei tool, delle cose importanti che vi facessero, come dire, accendere la lampadina su ciò che è veramente importante. Magari anche parlando, come vi ho fatto, di errori o di situazioni che con i clienti mi trovo ad affrontare. Poi, non l'ho detto prima, ma l'avrei detto anche alla fine, come sempre nelle slide c'è il mio indirizzo email, vi potete scrivere e quindi vi posso dare anche degli altri tool, nessun problema. Quindi oltre a quelli delle slide, chi vuole mi scrive, non c'è nessun problema, anzi mi fa piacere assolutamente. Per esempio, la Search Console è una cosa che io non avevo mai guardato del mio sito. Ma pensa, guarda Andrea, che lì, tanti anni fa, in uno degli esami che ho fatto per passare di livello su alcune cose, c'erano questa domandona che diceva, ma qual è lo strumento migliore per analizzare, per sapere tutte le pagine, se funzionano, eccetera, c'erano tutta una serie di tool anche a pagamento, e poi c'era Search Console, che ovviamente la risposta giusta. È la risposta giusta perché la differenza, questa è una cosa importante che vi dico perché poi non ne parliamo più, sul discorso della SEO, è che voi, io vabbè, io a livello professionale uso SEO Zoom e mi trovo molto molto bene, però sul mercato ce ne sono diversi, tipo SEMrush fa più o meno le stesse cose con alcune dinamiche un po' diverse. Il problema è che sono tool che danno, e anche tutti quelli che trovate anche come estensioni di Google, su Google Chrome, che vi danno per esempio i volumi di ricerca, eccetera, quelli sono tutte stime, nel senso che viene fatta una stima della qualità delle pagine in funzione delle keyword, del traffico, ma solo il, come dire, Search Console, perché è montato sul vostro sito e vi potete accedere voi, vi dà l'analisi dettagliata di tutto quello che vi riguarda. Quindi a volte dimentichiamo di utilizzare gli strumenti più semplici. Search Console è fondamentale perché intanto appena metti online il sito puoi fare subito il test del mobile, lui ti dice se va bene, se non va bene, se ha una roba che... E anche lì, fidatevi, ci sono fior fior di progettazioni di mobile, che però a Google non gli vanno molto bene, perché magari li vede in un certo modo, vede una foto troppo piccola rispetto a un testo, cosa che chiaramente se noi lo guardiamo anche da mobile non lo vediamo, cioè è una cosa tecnica. Però quello vi salva perché in realtà è una buona cartina tornasole, perché avete il pieno controllo degli strumenti, poi è gratuito, quindi è tutto integrato. Va bene, grazie mille. Niente. Vediamo se c'è un'altra domanda, aspetta che nei vari canali, poi ci scrive su Skype, ci scrive sulla nostra chat Slack. Ok, no, possiamo andare Anch'io ho avanti. fatto, mi sentite? Sì? Sì. No, che ho fatto anch'io la stessa prova con tre siti che sono fatti più o meno con lo stesso WordPress e con lo stesso template. In realtà due mi dice che c'è un font troppo piccolo, delle cose troppo vicine, il terzo invece mi ha detto che gli piace, per cui bisogna approfondire Sì, dove non sono è gli errori. semplicissimo. In più, Sì. vabbè, nella progettazione online, se vai su Safari una cosa, su Chrome un'altra, iPhone, Android, cioè, è chiaro che poi uno non può neanche diventare matto a star dietro a tutto, però c'è una differenza tra il voler avere il controllo pieno su tutto e non sapere neanche come viene visto il tuo sito da mobile. Oppure, per esempio, vi faccio un esempio molto banale, pensare di avere da desktop una visualizzazione con una bella slider che gira, che fa tutte quelle cose fantastiche, e volerlo replicare da mobile. Da mobile è un pochino più difficile, magari uno da mobile vuole subito in testa delle informazioni. Vi faccio un esempio pratico, abbiamo finito di curare poco tempo fa il progetto di un portale di turismo, un sito di viaggi grosso, editoriale, perché ha contenuti prettamente editoriali. In quel caso, da desktop, la suggestione è stata mettere un video emozionale con diciamo, dei punti di ingresso, quindi delle tab subito cliccabili, e poi sotto una selezione di articoli. Da mobile è chiaro che questa user experience è cambiata totalmente, siccome era stato integrato un filtro di ricerca,
cerca il tuo itinerario a seconda della regione e della tipologia di viaggio che vuoi fare, tipo al mare piuttosto che in montagna, o trekking o in bicicletta, quella, diciamo, quella schermata di filtro di ricerca che da desktop veniva visualizzata sulla schiena a destra, su mobile è la prima cosa che abbiamo restituito, perché l'utente da mobile, magari lì vuole il suo weekend, clicca, magari centrato con un, sicuramente centrato da un indirizzo organico, perché sono contenuti informativi, torniamo al discorso che abbiamo fatto prima. La prima cosa che vuol fare non è vedere un video emozionale, probabilmente. In quel caso la sua ricerca è: dimmi che cosa faccio questo weekend. E allora gli dico subito: benissimo, clicca Lombardia, clicca bici, e ti tira fuori in questa schermata tutti gli articoli che sono delle proposte di itinerario per il weekend in Lombardia in bici sulle due ruote. Quindi è evidente che nella progettazione cambia moltissimo. Però questi non sono esempi generici. Secondo me sono applicabili anche a qualsiasi sito. Se io, che ne so, vendo, faccio assistenza nella gestione dei computer, probabilmente la prima informazione che voglio vedere non è uno slider che si compone da mobile, sto dicendo, uno slider che si compone con quelle figure prese da iStock dove si vede l'omino che fa la manutenzione diciamo, dei computer, che me ne frega niente a nessuno, perché lì tu mi fai perdere del tempo, mi fai perdere del tempo in uno spazio molto ridotto, che è quello dello schermo del mobile, e magari invece la prima cosa che voglio sapere è: ma mi fai uno sconto, perché magari è un'offerta, e dove ti trovi? Oppure semplicemente, a parte che magari ci sono entrato con la geolocalizzazione su Google, quindi va bene, però magari voglio sapere che tipo di assistenza fai, quindi subito delle cose tecniche. Quindi non c'è niente di male, anzi, molto spesso anche i brand grossi hanno un'interfaccia molto diversa da mobile rispetto a desktop. Basta saperlo progettare, ma anche qui, come sempre, vi dovete mettere nella testa di chi vi sta cercando, non nella vostra. Cioè, l'operazione grossa è questa. Quando io costruisco dei contenuti, quando faccio il sito, non devo pensare a cosa piace a me, devo pensare a chi mi sta cercando, come mi vorrebbe cercare e che cosa sta cercando. Quindi è proprio l'approccio user experience verso l'utente. Ok, adesso arriviamo appunto alla fase in cui ho messo a sistema il mio sito, ce l'avevo, funzionava più o meno, l'ho sistemato, eccetera, così mi piace, ci può stare. Devo scegliere adesso cosa fare nel digital marketing, quindi che attività di digital marketing fare. Allora, quali canali scegliere servono tutti? Molto spesso arriva il cliente che ti dice: ah sì, io voglio stare su Facebook, su Instagram, ma cosa dici su LinkedIn? No, è evidente che non servono tutti. Non servono tutti perché il concetto di fondo, come vedremo, è che servono quelli giusti per voi, non per gli altri. Allora, la prima cosa che però, torniamo un po' sulla teoria che è importante, c'è chi viene e c'è chi va. Dovete distinguere, ed è importantissimo quando scegliete il canale di posizionamento, quindi quando fate un piano di digital marketing, dovete distinguere l'uso dello strumento in sé dal trend comportamentale. Cosa significa? Significa che io domani TikTok ci può stare o non ci può stare più. Google Plus c'è stato e poi a un certo punto è svanito. E stavamo parlando di un social di Google, quindi la possibilità e la probabilità che quel social venisse a morire non era così vasta e varia. Invece è venuto a morire nell'aprile di, mi sembra, 2 anni, addirittura 2 anni fa. Quindi, insospettabilmente, non dovete pensare che una cosa storica rimarrà per sempre, oppure la moda che arriva per forza ci sarà perché è un successone. C'è chi va e c'è chi viene, però che cosa rimane immutato? Il fatto che ormai le persone cercano fuori, cercano online le informazioni, e ahimè, purtroppo anche le modalità di acquisto sono cambiate da questa fruizione online. Le integrazioni che Facebook sta facendo e che Instagram ha già fatto con lo shopping sono in questo senso molto, come dire, chiare. Cioè, le persone stanno andando lì per avere informazioni, ci andavano anche prima, stanno andando lì per comprare sempre di più. Il lockdown ha fatto esplodere gli e-commerce, attenzione, anche lì, non tutti.
quelli di genere di consumo molto spesso. Chi non prendeva il vino, la bottiglia di vino che costava 100 euro prima, non la prende neanche adesso online. Quindi anche qui attenzione ai comportamenti. Però certo è che l'online è sicuramente una piattaforma dove andare e dove prendere quote di mercato. Un altro consiglio che vi do è quello di non pensare che ci siano sempre i soliti noti, nel senso che è vero che sono quelli lì. Tra l'altro, in questa slide vedete anche delle robe come Pinterest, che fino a un po' di tempo fa ormai era già caduto dentro la dietro la giù da una scogliera. In realtà, le tendenze della chiusura dell'anno scorso e i primi mesi di quest'anno lo danno in netto rialzo. Questo perché le cubature e i volumi sui social non sono così facili da decifrare. Certo è che quando vi sentite dire Facebook è morto, non ci credete assolutamente. L'advertising su Facebook cresce in modo esponenziale e su Facebook continuano a starci le persone, anche se dicono in alcuni casi che non ci stanno, però la gente comunque su Facebook ci sta, soprattutto quella di una fascia di età che magari potrebbe essere quella che più vi interessa perché ha un'alta capacità di spesa, per esempio. Perché dico che non ci sono i soliti noti? Perché Google viene spesso snobbato. Io vi ho fatto vedere questa slide, chiaramente come giornalista andando in giro mi diverto tantissimo a pubblicare foto e anche recensioni, devo essere sincera. E come vedete, qua è una slide dell'anno scorso, perché era ancora, secondo me, sì, erano a metà del 2019. Mi era arrivata questo badge, ma nel frattempo è continuato a crescere, dei 2 milioni di visualizzazioni di una foto su Google Maps. Voi vi renderete conto che se io vado su Facebook 2 milioni di visualizzazioni non ce li ho. Quindi, perché vi racconto questo? Perché in Google Maps, Google è uno strumento molto potente e ve lo dimostro subito. Nel 2018 ha sorpassato TripAdvisor e Booking per la quantità di recensioni. Allora, è chiaro che se io sono un'attività e non sono sul, non ho la mia scheda, non curo la mia scheda Google My Business, mi perdo un sacco di traffico gratuito, perché Google My Business è una scheda gratuita. Uno ha un account Google, si registra e registra la sua attività. Che cosa può fare in questa scheda? Intanto può inserire una serie di informazioni di geolocalizzazione, aperture di orari, può mettere delle foto, può addirittura, se non siete un albergo, perché per gli hotel non è possibile, ma per le altre categorie potete fare dei post, esattamente come su Facebook, che vengono visualizzate quando voi fate delle ricerche in organico, nella tab a destra e nella info, nella tab di info di fianco. Voi vi perdete un sacco di visualizzazioni, perché la gente che cerca informazioni su Google come recensioni, come foto addirittura, è una platea vastissima. Quindi, quando fate queste attività di advertising, non vi limitate a pensare alla mia attività, sì, io devo andare su Facebook. C'è un universo di strade che potete, gratuite, che potete intraprendere per aumentare la possibilità che vi vengano a cercare. Anche qui, io posso implementare un codice, molto semplicemente, dentro la scheda di My Google Business e lo vedo in Analytics. Quindi in Analytics vedrò tutte le persone che mi sono venute a cercare, mi hanno trovato passando dalla scheda di Google My Business. Quindi, come vedete, è sempre tutto faccio cose ma le traccio. Se le faccio e non le traccio non servono a niente. Quindi è tutto molto correlato. Tornando a bomba, come faccio a capire dove devo stare? La risposta è molto semplice: dove stanno le persone con cui volete interfacciarvi? Allora, è chiaro che è una domanda banale, il problema è che molte aziende non se la fanno, nel senso, perché la risposta è: io voglio vendere ai clienti. Ok, qual è il tuo cliente tipo? Il mio cliente tipo è un uomo, è una buyer persona. Le buyer personas sono, come dire, gli artisti. Mi stava venendo fuori una parola un po' troppo complessa. Sono i profili delle persone tipo.
Voi dovete fare tante buyer personas in funzione delle tipologie di clienti che avete. È chiaro che se io vendo occhiali, faccio degli esempi molto banali, non posso dire che la mia target audience è un uomo o una donna, sono troppo generici. Se vendo occhiali griffati, perfetto, allora già questo potrebbe farmi capire che si tratta di uomini e donne. Probabilmente con molto autospendente, quindi con una capacità di spesa di un certo tipo, e probabilmente da questo posso segmentare ancora di più e tirare fuori quelle che sono le caratteristiche di questo possibile cliente finale. Perché mi serve? Semplicemente per capire questo cliente finale dove lo trovo, quanto tempo passa sui social, quali sono i suoi social preferiti. Qua faccio la nota finale che esemplificativa che vi fa secondo me capire dove andiamo a parlare. Instagram è il social del momento, ma lo dico ridendo perché i social del momento ormai non ci sono più. Adesso tutti vanno su Instagram e ti dicono: ah sì, no, perché Instagram invece Facebook? Ma non è vero, nel senso, i social ci sono tutti. Sì, vabbè, Instagram è considerato più fighetto perché è visual, perché la gente ci va benissimo. Quando i clienti arrivano e mi dicono io adesso voglio aprire l'account su Instagram perché su Instagram ci vanno tutti, la prima cosa da fare è fermi tutti e analizzare veramente A, il prodotto che del cliente, chi siete voi per esempio, se volete andare su Instagram, che tipo di prodotto fate? È un prodotto che si presta a Instagram. Instagram è un social visuale, quindi io tutti i giorni dovrei postare delle cose che catturano l'attenzione e non ve la cavate con delle cose da poco, soprattutto se non volete fare sponsorizzate e se volete crescere in modo organico. Lì dovete produrre contenuti e stories, ma proprio a sfrombattuto. Questo vuol dire, tornando a Bomba, che ci dovete mettere delle risorse, ci dovete mettere dei costi sostenuti nel produrre questi contenuti. Quindi non è vero che non spendete perché volete scalare in organico, spendete anche tanto, ma soprattutto ve lo potete permettere, ma soprattutto il vostro prodotto è per quel tipo di feed? Magari anche no. E allora cosa succede? Che magari io posso arrivare su Instagram facendo una sponsorizzata esattamente da Facebook, senza dover aprire anche un canale su Instagram se non lo posso, come dire, non lo posso gestire, perché devo mettermi, come dire, nel cassetto anche un ulteriore canale da gestire quando non ho i contenuti per farlo. Se penso, ammesso che ci sia la mia audience tutta su Instagram, allora benissimo, io al mio account Facebook ci faccio transitare delle pubblicità personalizzate anche su Instagram e intercetto il traffico in questo modo, senza dover fare contenuti anche su Instagram che costano tanto e che è anche un social impegnativo. In più, dove sta veramente la capacità di spesa? Di poche, credo, pochi giorni fa, è la notizia che TikTok ha aperto si è buttato sull'advertising. Prima TikTok, che è appunto questo social che ormai vabbè sono 6-8 mesi, forse anche di più, perché è imperversa come novità divertente, anche un po' distonica, perché ci sono questi contenuti veramente strani, un po', come dire, anche un po' rozzi, un po' stupidotti, che però fanno sbellicare dalle risate. Personalmente io ne ho visti pochi e non mi fa impazzire. Poi lavorando sulle aziende è come dire, un social un po' difficile da piazzare. L'audience in quel caso sono ragazzi molto, molto con un'età molto dai 14 ai 16-18 anni, almeno l'anno scorso era così, quindi una target audience molto particolare, perfetto. Hanno capacità di spesa? Forse anche no. Certo, possono influenzare i genitori, però è un percorso molto lungo, quindi buttare dell'advertising lì o dei contenuti, adesso dell'advertising all'epoca erano contenuti organici, pensando di passare da lì per influenzare delle menti giovani, per far sì che questi facessero acquistare ai genitori delle cose che probabilmente piacciono ai ragazzi giovani, è un percorso di avvicinamento molto lungo e forse anche un po' pericoloso perché non è così semplice. Però anche loro adesso si sono piazzati, hanno aperto il canale dell'advertising con della profilazione, vedevo l'altro giorno, abbastanza vicino a quella che fa Facebook, quindi
con la pubblicità, la possibilità di fare anche dei pubblici personalizzati, quindi molto aggressiva anche come pubblicità. È una scommessa perché è chiaro che stiamo parlando di un social un po' particolare. Comunque sia, alla base di tutto c'è la vostra capacità di capire prima di tutto chi sono le persone con cui volete parlare e soprattutto quali sono le caratteristiche del vostro prodotto. Se non avete chiaro queste due cose, da lì non ne uscite, cioè non avrete mai la possibilità di fare un piano di digital marketing serio, ma soprattutto che vi porti dei risultati alla lunga, perché i piani di digital marketing purtroppo, come dire, portano via tempo. Allora, adesso entriamo invece in un concetto bello sostenuto, che è un piano digital marketing, che cos'è e quali deve, come dire, prima, noi abbiamo all'inizio parlato di un errore grave, che è quello di fare un piano digital marketing, un piano editoriale egocentrico. Un piano egocentrico è quello che parla solo di sé. Un buon piano è quello che è misto. Ma soprattutto, qui lo aggiungo e lo sottolineo, è anche misto sull'organico e a pagamento. Allora, le piattaforme adesso per fare advertising sono abbastanza stabilizzate. TikTok ci sta provando, però siamo proprio agli albori, quindi la lasciamo un attimo lì. Poi c'è Google, le Google Ads. Sulle Google Ads voi andate ecco, magari qua chiariamo almeno gli obiettivi principali. Se andate a fare della pubblicità sulle Google Ads, mettete comunque a sistema un po' di budget, molto di più di quello che mettereste su Facebook, nel senso che dovete pensare in un'ottica un po' diversa, ma perché voi state andando ad affrontare un posto dove andate a intercettare delle persone che vogliono fare una determinata cosa. Quindi quello è molto importante. Su Facebook e Instagram, voi non quando fate pubblicità, non intercettate delle persone che stanno cercando di acquistare qualcosa. Sono in una fase molto differente, stanno passando del tempo libero e recependo degli spunti. Sono in cerca di suggestioni, non sono attenti, non sono consumatori attenti, sono utenti, ma non sono consumatori attenti in quel momento. Su Google, soprattutto quando sono su chiavi di ricerca transazionali, quindi vogliono fare una cosa, vogliono acquistare una determinata cosa, stanno cercando un determinato prodotto o servizio, sono invece proprio nel mood del consumo. Io devo consumare questa cosa, voglio acquistare questa cosa. Quindi io sono proprio in quella fase nella fase perfetta per poter vendergli, entrare e dargli qualcosa. È chiaro che anche qui il percorso è molto differente. Io posso decidere di fare dell'advertising andando ad acquistare delle parole chiave su diciamo gli annunci di ricerca, oppure fare delle campagne display. Allora, tendenzialmente se io faccio una campagna display la faccio perché vado a finire in determinati siti che spesso sono abbastanza vicini al prodotto che io vendo, perché si parla in questo caso di un marketing, sempre un inbound marketing, cioè qualcosa che si avvicina a quello che io in quel momento, la mia user experience. È la mia user experience, quindi io voglio fare una determinata cosa, per esempio sono su un sito di cucina, sto cercando una ricetta e mi arriva dell'advertising per esempio acquista la pasta Barilla 50% di sconto. È chiaro che io sono in un luogo dove ricevo una pubblicità della pasta che è molto vicino al luogo in cui sto diciamo cercando delle informazioni. Se sto cercando una ricetta della pasta, il fatto che mi arrivi la sponsorizzata di una pasta al 50% ci può stare, come dico io. È chiaro che se io sono in una fase in cui sto cercando la ricetta dei brocoli al vapore, mi arriva la pubblicità di una macchina, probabilmente c'è qualcosa che non ha funzionato nel processo di, come dire, targetizzazione in primis, probabilmente, oppure diciamo, la piattaforma ha diffuso in malo modo il mio contenuto e poi non è tutto controllabile. Diciamo che però il display advertising serve molto quando io, soprattutto perché in questo caso l'utente non sta cercando proprio la pasta al 50%, ma sta cercando un contenuto della sfera del food, allora cosa succede? Che in quel caso la mia pubblicità funziona di più se io
come dire, cerco di fare della brand awareness, cioè cerco di farmi conoscere, farmi vedere, quindi magari gli faccio una pubblicità, un video emozionale, un qualcosa che sottolinea quelli che sono i miei punti di forza, ma anche il mio sistema valoriale, qualcosa che ispiri le persone. Allora io magari, per esempio, sto cercando informazioni su una scarpa da ginnastica particolarmente come riconoscere una scarpa da ginnastica confortevole per la corsa su strada. Sono su questo sito e a un certo punto mi compare il banner dell'Adidas. È chiaro che se, vabbè, l'Adidas è conosciuta, mettiamo che invece mi compaia il banner di una marca non conosciuta, è chiaro che se io c'è scritto 50% scarpa da corsa, ci posso cliccare, però magari è più probabile che clicchi se vedo magari un video emozionale con un runner, che c'è anche uno storytelling, c'è magari un racconto, anche solo una semplice immagine che mi emoziona e io dico: ma chi sono questi qua? Ci clicco e guardo, vedo, entro sul sito, perché il concetto fondamentale del digital marketing è portare la gente sul vostro sito, non far fare cose fuori, portare sul vostro sito. Quindi io posso fare della display advertising per voglio farmi conoscere, quindi ho più passaggi, spendo di più, mi faccio conoscere in un certo modo, ma faccio un po' di clamore intorno al mio prodotto. Se invece vado sugli annunci di ricerca, vado secca, pago il CPC perché probabilmente quando io scrivo dove dormire a Roma, voglio proprio cercare un posto dove andare a dormire, un bed and breakfast a Roma, e probabilmente quella chiave di ricerca è molto costosa. È chiaro che però la persona che la clicca probabilmente sta cercando proprio di andare lì, con tanto, passatemi la nota, che purtroppo per quanto riguarda diciamo hotel e anche forse no, è hotel e bed and breakfast, uno guarda il sito e poi va a prenotare direttamente da Booking e dalle altre strutture, dalle OTA, che sono quelli che stanno facendo più mercato, anche se stanno venendo fuori dei progetti molto carini per ridare più, diciamo, più spazio agli hotel e fargli perdere molte meno commissioni. Comunque, il processo sulle Google Ads è molto semplice. Voi pagate perché la persona che state intercettando è sul punto di fare una determinata cosa. Quando andate su Facebook e su Instagram, che hanno, e anche su LinkedIn, che hanno delle tipologie di approccio molto differente, state pagando per far vedere dei contenuti, delle cose, della pubblicità a persone che probabilmente vi ricorderanno, ma in quel momento non hanno voglia di fare una cosa nell'immediato. Poi chiaramente dipende dalla cosa che vi chiedete di fare. Sull'acquisto è difficile, a meno che non sia un acquisto di impulso. Se poi invece preparate il campo per una richiesta di informazioni, per una dammi la tua, iscriviti alla newsletter, eccetera, i costi cambiano e anche le modalità di approccio, chiaramente. Comunque sia, dovete sempre pensare Google a parte dove appunto voi avete l'advertising nativa, Facebook e Instagram, un piano che funziona, ha comunque sempre una parte di contenuti gratuiti che sono i post che fate e una parte paid. Perché? Perché ormai sia su Facebook che su Instagram sono social molto saturi dove la possibilità che voi andate a intercettare come dire, i vostri fan scende drasticamente in funzione dell'aumento di fan della vostra pagina. Cioè, più ne avete, scusate, più avete fan, c'è proprio una proporzione matematica, più vedrete scegliere la capacità di interazione, il fatto che l'algoritmo fa vedere il vostro post a meno fan. Anche qui c'è da fare un distinguo, ce ne sarebbero da fare tanti, le informazioni che vi do sono veramente tante, però la pubblicità non è molto semplice, cioè è complessa. Molto spesso io sono la prima a dire: ma non fare pubblicità per la tua fan page, perché molto spesso le basi fan delle pagine non sono state costruite in modo intelligente, nel senso che si è negli anni raccattato un sacco di follower che non sono in linea con la nostra audience, i nostri potenziali clienti. Quindi fare della pubblicità o cercare di fare contenuti per coinvolgere la nostra fan base non ha molto senso, perché vedrete a volte si vedono poche interazioni.
perché non è una fanbase interessata realmente a quello che voi state offrendo. Questo succede perché molto spesso io ho visto anche social media manager, chiamiamoli così, che prendono in carico la pagina e poi dicono al cliente o loro stessi invitano gli amici a seguire la pagina del cliente. È evidente che è un errore madornale, anche un po', diciamo, grossolano, perché non è che i miei amici possono essere interessati alla pagina del cliente e anche i vostri amici non è detto che siano interessati ai prodotti che fate, quindi dovete un po' uscire dalla logica amicale su Facebook. Facebook si lavora per fare pubblicità, soprattutto quella su pubblici personalizzati, il che vuol dire quelli che voi andate a intercettare facendo una serie di attività che sono quelli. Per esempio, tutti quelli che sono transitati sul vostro sito nell'ultimo anno, per esempio. Lì si fanno delle profilazioni particolari, ma sono quelle che funzionano meglio che sparare a freddo. Poi è chiaro che in un piano di digital marketing che parte da zero, uno deve costruire tante sponsorizzate per aggredire tanti pubblici differenti, che, come vedremo adesso, corrispondono anche a stati di consapevolezza molto differenti tra loro. Una nota finale ve la dico su LinkedIn. Vabbè, Instagram e Facebook si può non pagare, cioè voi se volete farvi vedere quando iniziate a crescere dovete anche mettere sponsorizzato un po' di contenuti, perché se no non vi vede nessuno. Questo è un dramma che ormai, cioè, è chiaro, è evidente, sono piattaforme che fatturano e stanno in piedi con la pubblicità. Facebook ormai lo è assolutamente, quindi piani di digital marketing su Facebook si fanno soltanto se avete anche dei soldi per spendere, per sponsorizzate in modo sensato, non un post ogni tanto, ma se mettete in piedi una strategia intelligente sequenziale. Su Instagram sì, però mettetevi il cuore in pace perché quando iniziate a sponsorizzare su Instagram dovete continuare a farlo perché l'algoritmo capisce che voi spendete e le vostre interazioni a livello organico decrescono notevolmente. In più Instagram, ripeto, è un social molto particolare per le attività, le aziende ci potete fare pubblicità da Facebook, però è veramente un social. Un approccio particolare nella crescita di follower, il fatto che ci sono i bot, quindi va preso molto con le pinze. Certo è che lì si sta facendo molto lavoro sull'e-commerce, per esempio. Però, ecco, per esempio, un altro spunto che vi do, voi provate a pensare quando siete su Instagram, quante volte vi capita di fare un like alla foto e di non capire neanche che cosa state guardando, o meglio. Vi faccio un esempio, magari vi capita di vedere una bella foto di una, tanto per rimanere in tema in questo periodo, di una terrazza sul mare, perché magari è la sponsorizzata di un ristorante o di un albergo, però guardate che all'80% dei casi voi fate un like alla foto, quindi alla componente visiva, a quello che vi ha colpito, perché su Instagram si è lì per quello, per fare dei like alle foto, ma non prestate attenzione alla sponsorizzata, quindi non tantissima gente clicca e dice: ah, però caspita, sto ristorante è carino, quella terrazza sul mare. Quindi è molto, cioè, anche lì fate molta attenzione. Poi, vabbè, il settore tecnico è tutta un'altra cosa, però. LinkedIn invece, l'advertising funziona bene, non è rodata come su Facebook, però è uno strumento di profilazione molto alto, si possono fare anche lì pubblici personalizzati, targetizzati, che funzionano molto bene, soprattutto perché lì per il B2B e l'utenza tecnica è molto, molto interessante. È più costosa di Facebook sicuramente perché le metriche sono diverse, però sicuramente se analizzata e se strutturata bene può dare molta soddisfazione. L'unica cosa è che prima di arrivare sulle sponsorizzate su LinkedIn ne parlavo la settimana scorsa, funziona molto bene ancora l'organico, cioè se lavorate bene con i vostri profili personali avete, come dire, la possibilità di avere molti ritorni, molti contatti che possono essere utili, quindi non dovete per forza andare subito sulle sponsorizzate a pagamento. Se però ci andate è sicuramente uno strumento interessante perché potete fare anche qui molte profilazioni di un certo tipo, perché qui sì che potete andare a prendere molto bene,
in base al lavoro che le persone fanno su Facebook, no, andate a prendere per comportamenti, andate a prendere per abitudini, potete andare a prendere se la pagina è molto grossa, potete andare a intercettare tutti quelli che hanno seguito una pagina che magari è un vostro competitor o che magari è, come dire, di solito è seguita da persone che sono nella vostra target audience, quindi potete fare quel tipo di profilazione. Su LinkedIn la profilazione che differisce molto da Facebook è molto interessante, è quella che voi potete veramente andare a prendere le persone che lavorano nelle aziende dai 50 ai 70 dipendenti, faccio per dire che ricoprono la posizione di HR piuttosto che social media manager, piuttosto che responsabile del personale. Quindi è chiaro che parlate ad una audience molto precisa. Quindi è possibile che sia più performante. Anche qui il fatto di mettere per esempio dei tracciamenti e mettere per esempio gli inside tag, cosa vi consente di fare? Vi consente di mettere l'etichetta a tutti quelli che arrivano al vostro sito. Allora cosa potete fare? Per esempio, potreste decidere di fare delle pubblicità che costano di più per portare traffico da LinkedIn sul vostro sito. Dopodiché, dopo che ci sono arrivate, per esempio sono atterrate negli ultimi 3 mesi, avete fatto una campagna anche di un mese, avete creato partiamo così, avete creato una landing page dove avete pubblicizzato il vostro servizio in un modo fatto bene, eccetera. Da LinkedIn avete fatto partire una campagna di 3 settimane per portare la gente su quella landing page. Dopodiché, invece di continuare a spendere tanti soldi da LinkedIn, su LinkedIn, potete fare una pubblicità da Facebook in retargeting o su pubblico personalizzato, cioè andando a dire al sistema di andare a prendere tutti quelli che sono transitati sulla vostra, su quella landing page negli ultimi 3 mesi, nell'ultimo mese, perché sapete che avete fatto campagna di advertising su LinkedIn. Questi sono i modi per gestire i budget, per creare un piano di digital marketing che sia, come dire, dialoghi un pezzo con un altro. Non è mi alzo la mattina e faccio una sponsorizzata per dire quanto sono bello al mondo, perché non funziona così. Quindi ci sono tanti pezzettini che mettete insieme. Allora, nei pezzettini che mettete insieme, la cosa che fondamentale che dovete ricordare è che qualsiasi piattaforma usate, anche le Google Ads, a seconda di dove volete andare, cioè quelle di ricerca o le Google Display, dovete sempre tenere a mente che dovete fare dei contenuti visuali e testuali in funzione dei gradi di consapevolezza della persona, che sono, come dire, molto, molto fissi. Allora, funnel di vendita, modello AIDA, sono tutti la stessa cosa per dire, sono tutti strumenti diversi per dire la stessa cosa, per dire che voi davanti vi trovate delle persone che sono in stadi differenti, cioè hanno una consapevolezza differente. Allora, partiamo da quello più facile. Io voglio comprare il tuo prodotto, lo conosco, lo so e sono lì che lo voglio proprio comprare. Questa gente qua, se io vado a, come dire, cercare di individuarla, è per esempio persone che io ho capito, perché ho i sistemi di tracciamento che lo dicono, è la 14ª volta che sono andata a finire su quella cacchio di pagina in cui io ti sto dicendo che il mio prodotto è lì, è quello lì. Quindi se tu ci sei andato per 5 volte, probabilmente caspita, beh, intanto mi conosci, intanto hai capito il mio prodotto e soprattutto hai tanta voglia di acquistarlo quel prodotto. Quindi lì cosa funziona secondo voi? Funziona una pubblicità che dà l'ultima spinta, che quindi mi dice acquistalo perché, porca miseria, mancano 3 giorni, tra 3 giorni la promo scade e tu quella roba lì non la puoi più acquistare con lo sconto. Lo faccio come? Facendo del retargeting su delle persone che ho tracciato che sono, per esempio, state nell'ultima settimana su quella landing page. Quindi il mio modo di approcciare quelle persone è completamente differente perché sono lì, hanno solo bisogno dell'ultima spinta. Poi che cosa c'è? C'è lo stadio prima. Persone che lo sanno che tu esisti col tuo prodotto, però probabilmente sono in uno stadio in cui sì, ci sono passate. Però ci sono passati magari un mese prima sullo store, magari li hai intercettati, però sono lì in quella fase in cui stanno anche decidendo, perché non è che ci sei solo tu col tuo prodotto, magari ce ne sono altri 5. E allora dovresti spiegargli perché dovrebbero acquistare proprio il tuo. Allora lì il tipo di contenuto che io devo dare
è la rassicurazione che io faccio proprio per te, come lo faccio, per esempio, indugiando molto sulle recensioni o anche dando dei benefit. Dimenticavo, nello stadio precedente voglio comprare il tuo prodotto, funziona molto bene anche agganciare dei prodotti correlati, quindi cominciare a ampliare, perché sei lì, la rosa di cose che questa persona potrebbe acquistare insieme a quella che sta per acquistare. Tornando a, so che esiste il tuo prodotto, però devi proprio dirmi perché io dovrei scegliere il tuo, funziona questa cosa, degli esempi, dei benefit, anche qui può funzionare bene un ulteriore sconto se lo acquisti proprio adesso, quindi sempre degli incentivi di questo tipo, però qui è fondamentale, la partita si gioca probabilmente con altri competitor, quindi cercate di dargli delle garanzie, per esempio che magari è soddisfatto e rimborsato, e allora siete in competizione con altri che questa cosa non la fanno, allora io dico, no, caspita, allora prendo il loro perché posso evidentemente lamentarmi se la cosa non funziona, ma soprattutto funzionano molto le recensioni, quindi io mi sento, come dire, tranquillizzato perché molte altre persone dicono che è il prodotto giusto. Poi andiamo sui gradi in cui è molto più difficile entrare in contatto, gradi diversi dove i contenuti che io faccio sono veramente molto, devono avere una marcia in più. Lo stadio è, so che esiste una soluzione al mio problema, che è già buono, però non so che ci sei tu, quindi è evidente che io qua devo iniziare a presentare il mio prodotto, quindi il mio contenuto parte da lontano, ti dico che cosa faccio, come lo faccio e quindi c'è una presentazione, non do per scontato che tu lo conosca, quindi io ti dettaglio proprio tutto quello che ti potrebbe servire. Ho un problema ma non conosco la soluzione e qua andiamo a monte. Io ho il mal di denti, ma non è che so che tu fai un prodotto che mi risolve il mal di denti. Per esempio, io ho devo fare una roba complicata e non so che tu come programmatore questa cosa me la fai in un secondo. È chiaro che qua io non vado, non, mi sto scollando, non sono più sul prodotto, io non presento più il mio prodotto, io devo entrare in empatia con te, devo capire qual è la cosa che ti fa scattare, quindi devo entrare su quel problema. Hai mal di denti? Benissimo, il mio visual deve vertere clamorosamente sul fatto che il tuo mal di denti è anche il mio mal di denti, cioè quel mal di denti è un problema cosmico che in qualche modo dovremmo cercare di risolvere insieme. E poi c'è l'ultima fase, quella più difficile. Io non ho un problema, non so neanche di avere il problema. Io qua mi devo lasciare ispirare. Questo è un campo molto aperto sui social. Quando io sono sui social vedo magari delle pubblicità che sono esattamente ispirazionali. Ce n'era una molti, molti anni fa che ha fatto, che era una case history molto interessante, dove praticamente c'era questo che produceva camicie e a un certo punto ha costruito una storia di fronte, facendosi vedere questo uomo con questa camicia e quindi tutti si domandavano chi è questo uomo. Quindi io ho cominciato, e questa pubblicità cominciava a suggerire, ispirarmi, io, come dire, tutti seguivano questa storia per capire dove li portasse. È chiaro che in quel caso tu stai cercando di parlare a tante persone, non hai ancora deciso se tutte quelle persone saranno i tuoi potenziali clienti, però da qualche parte devi iniziare, quindi è chiaro che crei un contenuto che sia di forte ispirazione. C'è uno strumento molto carino, poi ve lo mando via mail, lo scrivo, lo rimetto nelle slide e le rimando ad Andrea. Oppure lo scrivo su Slack, però adesso non ho presente, che è praticamente la libreria di Facebook, nel senso che Facebook dà la possibilità gratuitamente di inserire delle parole chiave e di cercare per macrotemi e lì potete trovare tutti i visual e le pubblicità che vengono fatti, che passano sulla rete. Perché? Perché a volte si trovano delle fonti di ispirazione molto carine, nel senso che, oddio, molto carine, a volte anche no, nel senso che non è così facile fare pubblicità, adesso vedremo qualche esempio. Però ecco, quello vi dà l'ampiezza dell'ispirazione. E guardate, adesso vedremo degli esempi, non dovete pensare che solo la Nike può fare una roba fichissima perché la Nike, perché a volte anche nel piccolo si possono tirare fuori delle idee carine, fare delle cose che fanno empatia. Perché? Perché parlano dei bisogni delle persone, non soltanto di quello che vogliamo noi. E quindi fa venire fuori delle pubblicità veramente interessanti.
Allora, qua ne ho catalogate un po', di diverso tipo. Allora, vedete per esempio l'ottica differente. Allora, questa qua, cioè, non è che sia, è semplicemente una foto che è stata scelta, quindi nulla di difficile se non mettersi sulle banche dati che ce ne sono dove sia gratuite più a pagamento, ma non stiamo parlando di chissà quali cifre, si possono trovare dei visual fatti bene. Qua c'è una frase molto semplice: ci sono strade in Irlanda che meritano delle lezioni, ecco 5 da non perdere. È chiaro che è un contenuto facile, un contenuto, come dire, editoriale, che ovviamente non comporta che io debba fare uno sforzo di acquistare, però probabilmente anche solo questo visual, una frase semplicissima, potevano essere fatte molto peggio, invece così è molto carina, molto gradevole, molto semplice. Quindi probabilmente uno diceva: caspita, che suggestione, adesso ci clicco e mi guardo, magari non vado subito in Irlanda, probabilmente, però questa cosa delle pecore che si vedono così mi fa venire voglia di cliccare sopra. E questo è un esempio invece di qualcosa che è completamente differente, perché è un grado di consapevolezza. Vabbè, questo ovviamente era arrivato a me perché c'è stato un periodo che io ne facevo parecchie di queste formule di assicurazione, tra l'altro ammetto che molto utili perché sono molto economiche e molto pratiche, le fai online in 5 giorni, cioè in 2 giorni, in un secondo, se subito hai la tua polizza viaggio, se devi partire anche il giorno dopo, quindi sono veramente fatte bene. Io le ve l'ho praticamente messa come esempio perché io questa l'ho ricevuta ed è chiaro che stavano parlando con me, che ero già un cliente per loro. Quindi, come dire, vedete che il visual non parte da lontano, io li conosco, per carità, li conoscete anche voi, però in questo caso io li conosco perché ho già preso delle cose da loro. Infatti, il visual che io vedo, ed è probabilmente stato fatto proprio per persone come me, cioè persone che sono transitate o hanno fatto un acquisto dal loro e-commerce nell'ultimo mese, mi arrivano delle pubblicità che sono diverse, protegge tutte le user, meno 15% di sconto, però vanno dritte perché sanno che io li conosco, che ho già acquistato da loro, quindi so come lavorano, quindi probabilmente se io devo partire, ma subito lo faccio, dico ma sì, tanto li conosco, so che sono affidabili, so che ci metto un secondo a fare questa prenotazione, quindi ha un approccio completamente differente. Allora, qua invece è un esempio di sponsorizzata in email, cioè quelle che ti arrivano direttamente su LinkedIn in email. Un esempio fatto male, perché è fatto male? Perché probabilmente questi non è che hanno fatto un'analisi reale del targeting. Perché? Perché leggete qua, laureate di talento in ingegneria informatica e discipline tecnico-scientifiche. È chiaro che non hanno, come dire, fatto una profilazione corretta perché io non sono laureata in ingegneria informatica, in discipline tecnico-scientifiche, ma in campo umanistico, quindi non è tarata nel modo corretto. In più, quelle email di LinkedIn sono molto pericolose perché costano un po', sì, sono dirette, però non è detto che tutti aprano LinkedIn con la consueta, come dire, velocità e soprattutto frequenza con cui aprono Facebook, quindi va un attimo e poi sono un po' costose rispetto alle altre. Questo invece è un esempio semplice, di come dire, fare un copy fatto male, nel senso per niente accattivante. È un peccato perché magari ci spendi 50 euro per un mese, che è veramente una cosa abbastanza ridicola, però con un copy e un visual un pochino più carino avrebbero potuto ottenere di più. Io qua vedo novità, in più c'è un errore, come dire, di editing perché c'è questo accento che non è un accento. Vuoi sapere anche tu come ottenere pubblicità gratuita? È un po' vago. E come instaurare buona relazione con i giornalisti per far parlare della tua azienda? Scarica gratis le 15 regole del comunicato perfetto, impara, mettiti a... Insomma, intanto è un po' lunga e devono essere più secche. In più, tendenzialmente, quando fate il copy di una sponsorizzata, io lo dico sempre, l'obiettivo è uno e la domanda che fate è una, l'azione che chiedete alla persona è una, non ce ne sono 5, non ce ne sono 2, non ce ne sono 3, non ce ne sono 10, ce n'è una. Vi sembrerà strano, ma quando approcciate la pubblicità, quello che dovete chiedere all'utente di fare è una cosa e basta. Io questo scarica gratis lo vedo qui,
non lo vedo subito, faccio un po' fatica, e voi direte, beh, caspita, è così difficile. No, vi posso assicurare che nel marasma di informazioni che vi passano sotto il naso, cioè più una cosa è, come dire, a prova di tonto, meglio performa, non ce n'è. Poi, diciamo che questa è la visualizzazione su desktop, probabilmente su mobile questo pezzo se lo mangia, quindi le 15 regole del comunicato stampa perfetto se ne mangia un pezzo, quindi io vedrei solo gratis, scarica. Questo visual non mi dice assolutamente niente, ma l'assoluto nulla, quindi questa non funziona. E voi potreste dire, vabbè, magari la persona ci ha messo 10 euro, sono sempre 10 euro buttati, nel senso che magari con uno sforzo maggiore di testo e di visual cambiava radicalmente, per esempio. Queste sono degli annunci su Google Ads fatti bene, nel senso alternativi, perché qua io cerco praticamente MailChimp e Sendinblue, ma è diventata famosa anche per quello, ha praticamente preso, saltava fuori come alternativa a MailChimp. Questo vuol dire essere, attenzione perché poi quando si usano i marchi degli altri, le parole degli altri, ci possono essere una serie di problemi, quindi bisogna farlo, insomma, con grano sale, cioè bisogna proprio saperlo usare bene il sistema dell'advertising, si può essere penalizzato. Però questa ve l'ho fatta vedere perché sicuramente è un modo per essere alternativi e riuscirci molto bene. Io sto cercando MailChimp e mi salta fuori l'alternativa MailChimp che è Sendinblue, che peraltro è un sistema di email marketing che noi usiamo e che anche peraltro io mi ci trovo molto bene, però vi dico, in effetti questa era abbastanza carina. Vabbè, Google è facile, hanno un sacco di contenuti, un sacco di cose, però questa ve l'ho fatta vedere perché in effetti è un modo di fare contenuti, di sponsorizzare contenuti molto rassicurante. L'educazione digitale di tutti i figli inizia a casa, resta aggiornato, cioè è chiaro che non, loro non parlano di loro, stanno parlando di loro mettendo al primo posto voi e le vostre esigenze, guarda caso puntando a quelle che sono le cose che a tutti noi, come dire, suscitano più empatia quando si parla dei nostri figli, dei nostri cari, delle cose che desideriamo, quindi l'approccio è esattamente questo. Noi siamo quasi per finire, però siamo quasi alla fine anche noi. Sono contenta che questa volta siamo stati abbastanza nei tempi. È il discorso che vi dicevo prima: tanti concetti, tante idee, tanti sistemi, tanti modi per fare le cose, però soprattutto la necessità di tracciarne i risultati. Allora, quando io faccio un piano di digital marketing per le aziende che non hanno mai fatto, non hanno fatto advertising, i piani sono abbastanza standard, diciamo, nel senso che tendenzialmente intanto si deve fare a trimestre, perché non si può pensare di fare un piano di digital marketing improvvisando un mese vedendo cosa succede. In un mese voi non vedete proprio niente. Dovete almeno mettere a sistema un piano che sia di un respiro di 3 mesi, per poi cambiarlo, per poi capire le cose che funzionano e cosa no. In più, in questo, diciamo, in questo piano digitale vale un po' la regola un quinto, nel senso, quattro contenuti, questo a livello organico, quattro contenuti editoriali e uno di promozione. Quando io vado a trasporlo su un piano di digital marketing paid, decido che non posso partire a sprombattutto con sponsorizzate che offrono un prodotto, cercano di vendere qualcosa, cercano di far fare qualcosa. Devo comunque mettere a sistema prima, intanto se inizio da zero e magari non ho mai implementato i tracciamenti, inizio adesso, purtroppo sono costretto a fare, facciamo l'esempio di Facebook, ma anche di LinkedIn, dell'advertising, almeno delle prime pubblicità che siano come dire, su un'audience e su una core audience, cioè un'audience che è aperta, che io non ho mai intercettato prima perché devo sondare il terreno. Allora posso cercare di fare delle attività di profilazione su Facebook, per esempio mi viene in mente geografiche e geolocalizzate se siete un'attività contestuale, quindi un'attività, un negozio, un'azienda che però lavora localmente, quindi quella sicuramente è una buona cosa. Poi posso andare, come vi dicevo prima, innestare magari la demografia se è particolarmente interessante.
se il mio pubblico potenziale sono, come dire, altri programmatori, mi viene da dire, magari, e magari sapete che più o meno dovete stare su un arco, diciamo, di età, potete scegliere la fascia di età, quindi cercare di fare delle prove anche in questo senso. Poi potreste fare quello che vi ho detto prima, compilare quello che è l'utente tipo che vi potrebbe essere di interesse e capire che altre pagine o che altri interessi questa persona potrebbe avere. Per esempio, una persona che magari è abituata a prenotare su Booking, perfetto, Booking è una pagina molto grossa e tra le profilazioni che potete fare è andare a intercettare, quindi a far vedere la vostra pubblicità a tutti quelli che hanno già messo mi piace o hanno interagito con la pagina di Booking. Oppure potete intercettare per argomenti, per libri se sono particolarmente importanti, dipende sempre, dovete fare delle selezioni, nel senso dovete proprio provare a vedere per personaggi famosi, cioè, vedete quello che c'è nel database di Facebook. Però sicuramente non secca così, cercate almeno di avere un'idea della persona con cui vorreste parlare, ve la immaginate proprio mentalmente e vi dite, beh sì, potrebbe essere una nonna, quindi ha dai 60 agli 80 anni, gli potrebbero piacere la cucina, quindi caspita, programmi di cucina, quindi anche portali di cucina, quindi già lo zafferano. Oppure è un programmatore, quindi magari è un appassionato di cosplay, perché magari è molto vicino a, come dire, alle vostre. È un, per esempio, questa è un'ottica un po' particolare, però ci potrebbe anche stare, perché magari chi lavora nel vostro settore sono persone, io li ho sempre visti un po' geniali, un po' pazzi così, che vi piacciono determinate cose, magari delle serie TV particolari, tipo Big Bang Theory, tutte queste cose qui. Cioè cercare veramente di pensare a una persona reale, cioè immaginare l'utente tipo come fosse una persona reale. Su LinkedIn ce lo siamo detti prima, la profilazione è un pochino più semplice, passa per tipologia di azienda e magari mansione svolta in quell'azienda. E voi potreste, come dire, iniziare con queste tipologie di sponsorizzate con contenuti però molto vari, che cercano di attrarre delle persone per delle informazioni che voi volete dare, per dei contenuti che volete condividere. Una cosa che funziona molto bene è il lead magnet, cioè io mi invento un PDF stupidissimo con le 10 cose da sapere faccio una lead ads che converte per avere, come dire, per buttarli sul sito dove ho la pagina di atterraggio, dove io metto i miei dati, sono iscritto alla newsletter e scarico l'ebook. Perfetto. Perfetto perché funziona, perché io comincio a far transitare persone sul sito internet, sul mio sito, e quindi traccio i risultati, quindi siete lì, li ho visti, la prossima volta li posso andare a riprendere. Però se magari non ho una landing page fatta bene, se però il mio sito ha un po' di problemi di caricamento, decido di fare una lead ads direttamente su Facebook dove si finalizza tutto lì, la persona non esce dall'esperienza di Facebook, inserisce i dati, scarica come dire, la risorsa gratuita e voi avete immagazzinato un contatto. Ci sono un contenuto a proposito di metriche da utilizzare. Molte persone che fanno una cosa molto semplice, quella di mettere in evidenza il post. Facebook ti invita a fare questa cosa sul feed a ogni piace spento. Cioè voi fate un post e poi sotto vi compare metti in pubblicità questo post, pubblicità questo post. Dovete fare molta attenzione perché lì torniamo al discorso degli obiettivi. Allora, in un digital marketing in piano serio, la quota parte di quello che fate come brand awareness, che può essere per esempio un video emozionale, eccetera, c'è, però non deve essere troppa, soprattutto perché voi dovete poi passare a fare post che, come dire, hanno come obiettivo il traffico al sito. Perché più portate persone al sito, più la volta successiva potrete cominciare a fare quelle famose pubblicità sul pubblico personalizzato di cui vi parlavo prima, cioè io dico a Facebook, benissimo, adesso che ho fatto girare un contenuto su quanto, non so, le 10 cose che devi sapere per diventare un bravo programmatore. Dopo un po' ne faccio girare un'altra in cui do un altro contenuto di questo tipo. In questo mese scopro da Analytics
quindi visione sempre tutta correlata, che su quella pagina sono arrivate un bel botto di persone, perfetto. La terza sponsorizzata io non vi dico più, o meglio, continuo a farne andare una che va a targetizzare, quindi sempre su una custom audience che ho targetizzato per interessi e profili. Però ne faccio partire un'altra con un messaggio diverso, più finalizzato per esempio a, che ne so, entriamo in contatto preventivo gratuito oppure sessione di un'ora, per esempio, potrebbe essere formazione one-to-one di un'ora per capire le tue problematiche di programmazione, per esempio. Quella però che è molto più dettagliata e molto più specifica, io la faccio partire su tutti quelli che hanno interagito sulla mia pagina nell'ultimo mese, perché ci ho fatto una sponsorizzata e perché continuo a fare una sponsorizzata che porta traffico al sito. È chiaro che le logiche cambiano totalmente, perché il mio piano diventa un piano, non sono delle cose che io faccio tanto per fare. Quando io vado poi a vederne i risultati, e qua concludo. Se io ho fatto una campagna che è di brand awareness, quindi è un video emozionale che voglio che le persone vedano, quindi il mio obiettivo è engagement, interazione su quel video, e adesso Facebook da un po' di tempo vi fa scegliere, per esempio, se lo volete ottimizzare per il two play, cioè per la visualizzazione fino alla fine. Quindi Facebook dice: guarda che lo faccio vedere alle persone di più, alle persone che probabilmente lo vedranno fino alla fine. Quindi ci sono anche tutte queste tecniche. È chiaro che in quel caso la mia metrica è molto semplice. Io devo, cioè funziona se io ho un sacco di interazioni su quel video, ma sono contenuti semplici. E quando vado a fare dei contenuti più complessi che io non mi posso, vi faccio un esempio. Ci sono clienti, per esempio, che non so, si fa una sponsorizzata con traffico al sito e ti dicono: sì, però sotto no, io non ho visto tanti like, non ci devono essere tanti like. Quando voi trovate traffico al sito ci sono diversi livelli, l'ottimizzazione che dovete scegliere è far sì che la persona visualizzi la pagina di destinazione. Perché? Perché non ve ne frega niente che metta mi piace sul post se non lo va a vedere. Noi vogliamo che questa persona arrivi sul sito, perché poi io sul sito ce l'ho e la traccio. Quindi quando negli obiettivi, nell'ottimizzazione, c'è cioè obiettivo traffico al sito, c'è anche l'ottimizzazione per pagina di destinazione, che è un'ottimizzazione che è stata aggiunta da non tanto tempo, oppure per clic su link. Considerate che sono operazioni differenti. Perché? Perché nel secondo caso Facebook fa sì che lo vedano le persone più propense a cliccare sul link. Cliccare sul link vuol dire semplicemente che io ci clicco. Ma magari non sono la persona che aspetta che si carichi il contenuto. Ottimizzare per visualizzazione sulla pagina di atterraggio, di destinazione, vuol dire chiedere come dire, un engagement ancora più alto, perché la persona state andando a intercettare persone che finiranno l'esperienza fino alla fine, cioè arriveranno su quella pagina. Sicuramente avrete delle metriche più basse, perché ne porterete a casa di meno. Ma se lo scopo è avere persone che arrivano su quella pagina, vedono il servizio, vi posso assicurare che quella è la metrica che conta di più. Quindi, se io ottimizzo traffico al sito, non dovete guardare quanti mi piace avete avuto sul post, perché non ve ne fate niente. Dovete guardare quanti click unici sono stati fatti, i punteggi di pertinenza, la che è stata scorporata nella qualità dell'inserzione, che è quello di cui vi parlavo prima. La frequenza, per esempio, è un'altra cosa importante, cioè quanto sale e quanto viene fatta vedere sempre alle stesse persone. Ci sono tutta una serie di metriche quando si fanno queste cose, ma soprattutto ricordate la metrica in funzione dell'obiettivo. E soprattutto ricordate che non tutto questo non serve a niente se voi non avete ben chiaro il ritorno sull'investimento, cioè io metto 50, 60, 1.000 euro, anche 10 euro, ma quei 10 euro li devo mettere a tavolino e scrivere 10 euro per fare che cosa? Benissimo, per fare una campagna di visualizzazione video, perfetto. Dopodiché io la faccio andare. Poi io dico, perfetto, ci aggancio dopo una sponsorizzata per andare a prendermi tutti quelli che hanno visto il video fino alla fine e proporgli uno sconto, per esempio, oppure una sessione one-to-one di formazione. Quanti ne sono tornati a casa? Tre? Quindi
Questi tre, quanto mi hanno portato? Niente perché erano gratis. Abituatevi a darvi comunque delle metriche anche su questo, cioè tre sono gratis, però magari alla fine uno di questi tre acquista un vostro corso. Allora il corso costa 100, benissimo, io ho fatto 10 più 10, 20 euro, ho portato a casa 100, ne valsa la pena? Perfetto, ho un ritorno sull'investimento. Cioè, così si fa, non se no si buttano soldi, se no si dice io adesso faccio partire 50 euro di qua, 50 euro di là, ma non so che cosa porta a casa. Tutto poi può essere monetizzato e vi invito veramente a mettere anche le richieste di preventivo, nel senso che voi sapete che le richieste di preventivo potete dare un X, un delta, perché sapete che a fronte di 100 richieste di preventivo, l'1% dei casi vi porta a casa, come dire, la commessa. Quanto quota mediamente un vostro preventivo andato a buon fine? Da 1.000 a 2.000 euro? Perfetto, avete tutti gli strumenti per mettere proprio su un foglio di Excel quanto spendo per advertising e quanto porto a casa. Se non fate quel lavoro del ritorno sull'investimento, è come non tracciare le cose, non avete assolutamente nessun filtro, non serve a niente, andate alla cieca, ecco, non so come altro dire. Io sì, ho finito e vabbè, ci sono veramente tanti aspetti. Ecco, un'altra cosa interessante è se fate dell'advertising seria, vi consiglierei di usare il business manager su Facebook perché permette una profilazione migliore. Un controllo migliore degli strumenti, e non insomma quelle robe un po' che per carità si gestiscono, però insomma è fatto meglio, è più utile, più chiaro anche. Poi vabbè, ci sono veramente tantissimi altri aspetti tecnici, però non si può esaurire il digital marketing così, ecco. Io non so se vi ho annoiato, No, no, l'ha avete fatto. domande? Ha fatto e, come dire, io ovviamente cercavo sempre di rapportare un po' alla mia realtà, che è ovviamente micro, nel senso io sono un professionista singolo, però sì, c'è tanto da fare per la mia attività. E sono sicuro che anche altri avranno preso tanti spunti. Magari anche per te, nel senso questo può essere un buon palcoscenico e vedrai che secondo me qualche ritorno ci sarà. Ma allora, una cosa che ti volevo dire è che prima o poi mi è sfuggita, tu hai fatto un esempio all'inizio, proprio all'inizio del meccanico. In realtà quell'esempio era molto carino perché tu hai detto, è come se io vado dal meccanico e gli dico di mettere a posto i vetri, no, di mettere a posto il motore, lui mi mette a posto i vetri, eccetera, io non capisco. Lì uno potrebbe dire, vabbè, però se io vado dal meccanico mi devo fidare, non è che siamo tutti dei meccanici. È vero. Però mi interessava come esempio perché in quel caso è vero che non siamo tutti dei meccanici, però nel digital marketing la promozione di te come azienda, lo sai solo tu. La macchina vai lì, è un mezzo che ti porta da qualche parte. Nel digital marketing, secondo me, vale la pena imparare delle cose, essere coscienti di quello che si fa o di quello che gli altri ti fanno fare, perché in realtà lo sai tu qual è la tua USP, cioè la tua unicità, quindi quello che è giusto promuovere. Io, infatti, una delle cose che faccio con le aziende non è dare la mia visione e basta. Io ascolto prima l'azienda, mi faccio dire bene quali sono gli obiettivi, anche perché sennò poi vengono fuori delle false aspettative. Capiamo insieme quali sono i punti di forza che vale la pena tirar fuori. Quindi è essenziale che anche la persona, l'azienda stessa, il titolare, le persone che ci lavorano siano all'interno di un processo di pubblicità e di promozione, perché lo sai tu in primo luogo qual è la cosa che più devi far vedere. Certo, io so in che cosa, diciamo, perché per esempio nel mio caso, no, io ho tanti clienti diversi, mi chiedono cose diverse, su alcune cose sono più skillato che su altre, quindi ci sono delle cose che magari vorrei proporre di più perché non solo mi riescono meglio, ma magari sono anche più competente, magari ha senso che io proponga questo ai miei clienti nuovi e vecchi.
Su altre cose invece che mi chiedono regolarmente è perché servono i miei clienti, ma non è detto che siano in cima alla lista delle mie skill. Quindi magari li potrai proporli, diciamo, come un canale secondario. L'altra cosa importante, da quello che hai detto, insomma, che penso che si applichi per me, è questo, nel senso. Se io so che guardando i risultati, nel senso, io guardo, ho guardato prima, ho buttato un occhio alla Search Console, no? Mm-hmm. E curiosamente alcune pagine del mio blog e del mio sito che sono maledettamente popolari riguardano un esempio che ho costruito anni fa, che per esempio io poi non ho più aggiornato. Quindi paradossalmente tanto traffico sul mio sito finisce su una cosa che io ho fatto qualche anno fa e che quindi, va bene, è diventata popolare, si vede che interessa molto, anche se a me per esempio interessava relativamente, mm-hmm. però succede che chi viene a vedere il mio sito vede una vecchia versione di me, vede il programmatore che ero 5 anni fa magari. Certo. Ed è chiaro che questo probabilmente dovrebbe farmi pensare di o aggiornare quel progetto in modo da mettere in luce magari cose più moderne o, insomma, cambiare la mia strategia. E questo è chiaro che io lo posso sapere perché, diciamo, io so cos'era quell'esempio e come si rapporta a quello che faccio oggi. È difficile che se mi affido a un consulente della comunicazione o del marketing possa avere questa sensibilità. Cioè, che quell'esempio fosse sul QR code e che per me fosse solo un esempio per promuovere un'architettura di un'applicazione mobile, lo so io. Cioè, penso che chi si occupa di marketing guarda e dice, ah, guarda, questo argomento del tuo sito va molto, perché non investi su quello? Ma in realtà a me non interessano i QR code, io non sono un esperto di QR code, era un elemento collaterale. No, ma infatti hai fatto un esempio azzeccatissimo. In questo caso, uno che ti pianifica la strategia, la prima cosa che fai è vedere il tuo sito come funziona per capire i punti d'ingresso. E tu dici, guarda, caspita, però io ho un sacco di utenza che va lì, ma non me ne frega niente. Quindi è chiaro che la strategia non può partire da quella roba lì. Quindi sì, è corretto quello che dici. Quindi deve essere chiaramente una sinergia. Dicevo all'inizio di questa sessione, cioè è molto importante, le persone come te aiutano quelli come noi, diciamo, dell'ambito tecnico, a trovare il punto d'incontro. E il noi poi diventa anche l'imprenditore di turno che deve coordinare il suo consulente tecnico con il suo consulente di marketing, con il suo consulente magari di immagine tradizionale, come dire. Per cui è effettivamente un punto d'incontro dove trovare persone competenti con un minimo di cognizione in tutti e tre gli ambiti è, secondo me, estremamente difficile, e lo si nota ogni tanto. Anche online si vedono magari delle strategie in ambito tecnologico che lasciano un po' il punto di domanda a volte, a dire, ma forse non si sono capiti fra chi voleva veicolare il messaggio e chi diciamo è l'azienda poi che lo vuole, che lo veicola, insomma. Sì, poi ti dico, in realtà se vai a vedere le case history di grandi aziende, poi il post che fa schifo, piuttosto che quello che ti torna indietro come boomerang, o una campagna che va male, ce ne sono, perché poi il digital marketing è tutto tranne che una certezza. Certo che però partire almeno con delle basi buone e sapere che bisogna tracciare delle cose, sapere cosa tracciare e soprattutto analizzare prima chi si è e che cosa si vuole proporre agli altri è fondamentale. Cioè, io vedo molte aziende che magari partiamo dal sito e mi dicono, io faccio questo, gli dico, sì, ma nel tuo sito non c'è scritto, cioè non si capisce questa roba qua. Ti guardano con gli occhi, dicono, con gli occhioni così, e poi riguardano e dicono, ma in effetti non hai tutti i torti. No, ma perché è difficile, cioè non è così semplice. Noi quando ci raccontiamo diamo molte cose per scontate e quindi non tiriamo fuori. Quindi questo è il primo problema. Poi c'è la incapacità a volte di raccontarsi in un certo modo. Sui post di Facebook io vedo un sacco di aziende che hanno il feed pieno di compra questo, io faccio questo, ma la gente non gliene frega un po', si rompe, cioè devi farli sono percorsi di avvicinamento da fare, quindi non è semplice, la comunicazione è molto complessa. Poi secondo me ci vuole anche, io spesso magari con alcune aziende lavoro sempre, nel senso che gli seguo proprio la social media strategy contestualmente mese per mese. Ci sono magari aziende che chiaramente hanno budget differenti dove
creiamo, come dire, un pacchetto iniziale dove li metti in condizione di capire meglio che cosa devono fare. Lì la partita è trovare, per esempio, all'interno dell'azienda delle persone da formare per fargli capire gli approcci di comunicazione, perché poi non è che dovete pensare che uno si alza la mattina sempre da fare uno storytelling o da mettere giù chissà che cosa. La comunicazione a volte è molto semplice, però banalmente a volte si vedono degli errori proprio grossolani, tipo fare un post volendo dire tante cose insieme. Questi Certo, post certo. sono molto semplici, una cosa gli devi dire, il post ha una cosa, molto semplice e molto secca. Se ne devi dire due, ne devi fare due di post, non devi farne uno tutto insieme. La landing page, non troppi tasti, cioè io devo avere molto comprensibilmente un percorso molto semplice, quindi arrivo lì, faccio questo, come fosse uno stupido, ma non perché io sono uno stupido, ma semplicemente voglio tutto molto semplice, perché ho altro da fare nella vita che stare lì Certamente. a capire quello che tu mi vuoi dire. Io a un certo punto, una volta mi ricordo che un cliente mi ha fatto tutta una filosofia, no, ma perché se la mettiamo così la persona capisce? Io gli ho detto, guarda che la persona non deve capire, la persona non vuole capire, la persona vuole cliccare una cosa e avere subito la roba che vuole, non vuole ragionare al posto tuo. Quando Certo, tu gli stai certamente. chiedendo di ragionare, gli stai facendo fare uno sforzo. Ecco, questo è il punto sostanziale. E la gente non vuole fare uno sforzo per ottenere una cosa velocemente, perché ha altre cose, lo fa per altre robe, ma non per il digital marketing, anche in questo senso. Poi, vabbè, adesso sono stata un po' brutale in questa cosa, No, no, perché ma io ho visto pubblicità concettuali che uno doveva mettersi lì e capire. No, non devo capire, la pubblicità mi deve arrivare subito. Se non mi arriva, non va bene, punto. esattamente lo stesso concetto a chi si occupa, diciamo, di aspetti molto tecnici come la costruzione dell'interfaccia utente, trova lo stesso discorso, con la solita analogia del dire, se la devi l'interfaccia utente deve essere come una barzelletta, se la devi spiegare è sbagliato. E quindi cioè, deve essere immediata, cioè l'immediatezza della comunicazione che per te si declina su questi argomenti. Per chi magari vuole costruire delle interfacce grafiche visuali, significa non dover spiegare all'utente clicca qui per far avvenire questo. Deve esserci una certa immediatezza, che è di certo una cosa difficile da raggiungere, ma chi come me si occupa, diciamo, di costruzione di applicazioni sa che è una cosa che si può ottenere con un certo numero di tecniche e strategie, e vale lo stesso per te quando invece di avere a che fare con l'utente abbiamo a che fare con i potenziali clienti o potenziali. Diciamo partner business, come dire. Per cui sì, io rivedo molti concetti familiari, ovviamente declinati in uno scenario differente. È una cosa che mi sono dimenticata al volo, che è fondamentale, ma me la sono dimenticata perché sono talmente tante le best practices da utilizzare. Ovviamente fate partire una pubblicità, fate un test. Se avete anche poco budget, quel poco budget lo frazionate, ma fate prima andare il visual A, il visual B e vedete quale performa meglio. E fate andare quello che performa meglio. E cambiate soltanto un addendo per volta. Cioè, se volete cambiare il copy, fate una prova, una sponsorizzata con lo stesso visual copy diverso, oppure se volete cambiare l'immagine, stessa sponsorizzata con lo stesso copy, immagine differente. Se cambiate troppi elementi, voi non capirete mai che cosa vi ha fatto performare meglio rispetto una all'altra. E anche qui, fidatevi perché una foto gialla e una foto rossa possono cambiarvi le metriche di gradimento. Una frase messa in un modo piuttosto che in un'altra meno diretta possono cambiare drasticamente. Un'immagine presa da iStock, bellissima, patinata, può essere che colpisca l'attenzione ma sia percepita meno genuina e quindi magari funziona meglio. E invece la foto fatta di straforo mentre state facendo una roba particolare diventa invece una roba graditissima perché dà il senso della genuinità e quindi vi fa percepire più vicini all'utente finale. Sono tante nozioni, a volte un po' generiche, perché poi provare la cosa più classica. Io, se mi posso permettere, vi dico come al solito l'ultima informazione di servizio. Avete visto la mail, mi potete scrivere per qualsiasi consiglio o suggerimento, o magari per chiedermi qualche tool in più che non vi ho dato. E poi, se volete, come sempre, c'è il canale Telegram che ho messo in piedi un po' di mesi fa con dei contenuti su come fare contenuto di qualità. Basta, dopodiché io ho finito.
Come sempre vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te per la bella sessione. A presto, io so che sono sicuro che io avrei tanto bisogno di tanti consigli sulla mia immagine pubblica, su come mediare meglio, insomma, con i miei clienti e i miei partner italiani e anche fuori dall'Italia, perché poi avrebbe senso anche indagare un po' come raggiungere fuori dal contesto usuale, insomma. Ah sì, vabbè, là in effetti vai su delle profilazioni geografiche, quindi poi vai per lingua, eccetera. Però va capito un po' il mercato, Per sì. lingua, molti contenuti nel mio sito hanno delle statistiche maggiori fuori dall'Italia che da dentro l'Italia, tipo in Brasile, Germania o ovviamente la lingua inglese che poi fa un po' da collante per tutto il mondo. E niente, grazie mille. No, grazie a voi ancora per l'ospitalità. Spero di esservi stata utile. Scrivetemi. A presto. Ciao. Ciao a tutti. Ciao ciao.